Ciao, serata molto importante, impegnativa. La prima era Mirella, ciao, serata importante, esatto. Ciao Ronan, ciao Gianni, Valentina, Alessandro, Picchio Tenace. Allora, dunque, dicevo, serata importante, impegnativa. Quindi partiamo immediatamente con la sigla, Roberta Giallo. Let's spend tonight together. Let's spend tonight together, together. Let's spend tonight together, together. Be, 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 be your best friends. Be, 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 be love and happiness. Let's spend tonight together. Allora, ho lavorato 3 giorni sulle interviste che ho fatto a Gaspare De Lama per scegliere delle clip da mostrare questa sera. Gaspare è volato via. Chi era Gaspare De Lama? O chi è Gaspare De Lama? Perché per noi è ancora qui. Gaspare è stato uno di una ventina di persone, lui, la moglie Prem. Poi si chiama in realtà Mirella e la mamma anche di Gaspare, erano tra una ventina di persone che hanno partecipato all'incontro con extraterrestri alla fine degli anni 60 per circa 6 anni. È stato chiamato il caso Amicizia oppure W56. Dopodiché lui ha una vita incredibile perché lui è stato chitarrista, pittore, ha suonato nei dischi di Celentano, di Mina, tutti questi dischi, pittore, insegnante di tennis, le ha fatte tutte. È andato con la moglie Mirella, poi diventata Prem, gli ha dato questo nome, da Osho in Oregon. Insomma, ha avuto una vita molto, molto densa, ma soprattutto era una persona meravigliosa. Questa sera insieme a me ci sono, sta arrivando Pier Giorgio Caria e ci sono già, eccoli qua, Marina Tonini e Luca Donini. Ciao. Ciao Redda, ciao Red, ciao. Allora, perché intanto? Beh, Marina è quella che mi ha portato a incontrare per la prima volta Gaspare e poi lei mi racconterà l'importanza che Gaspare è per lei. Luca Donini è la parte musicale, mi ha mandato addirittura dei brani che avevano fatto Mirella, cioè la moglie Prem e lui con la chitarra e voce, loro due voci all'unisono, fra cui un 45 giri, il disco volante, che dopo ascolteremo. Allora, Marina, perché Gaspare è stato importante per te? Beh, Gaspare è arrivato in un momento in cui io ero all'inizio della mia storia di contatto. Avvicinati di più, Marina, perché si sente piano, sai? Diciamo che è stato importante perché arrivato proprio nel momento in cui io uscivo appena appena dalla storia di contatto. E quindi avevo questo grande shock che da una parte era sicuramente anche entusiasmo, però avevo anche un po' di timore per il giudizio della gente, per il fatto che avevo perso il lavoro in tribunale, perché insomma risultava una matta tra i tanti, e quindi ero in un momento di difficoltà, diciamo, non sapevo se dare ancora ascolto a questa esperienza oppure se ritornare sui miei passi e non dire più niente. E lui è arrivato proprio nel momento in cui io dovevo decidere questa cosa ed è stata la mia spalla. Perché Gaspare è un straordinario e mi ha raccontato la sua storia, e mi ha accolto a casa sua. Lui mi aveva scritto una lettera quando io avevo avuto questa esperienza, proprio nel clou dell'esperienza. Lui aveva sentito parlare di me e mi aveva scritto una lettera a mano, così come aveva fatto Breccia con lui, no? E per conoscermi, io poi in mezzo a tutto il casotto che c'era in quel periodo non l'avevo neanche considerata la cosa, non l'avevo forse neanche ricevuta, non mi ricordo. Fatto sta che un nostro amico comune, Luca Riguzzi, un grande amico per me,
è venuto qui e mi ha detto: "Ma tu non conosci Gaspare De Lama? Ha detto che ti ha scritto una lettera." Io ho detto: "No, lo conosco." E mi fa: "Dai, che lo chiamiamo." Allora l'abbiamo chiamato ed è stato amore a prima vista, perché comunque abbiamo condiviso delle cose che secondo me può capire solo chi ci passa. Cioè, un contattato può capire un altro contattato, gli altri hanno dei dubbi, non sono sicuri, non si fidano, cioè ci sono tante dinamiche difficili. E lui mi ha aiutato a superare quel momento e ad essere coraggiosa in questo senso, no? E per me è diventato una guida, un padre, un amico. Abbiamo condiviso tantissime cose. Poi lui un tempo si muoveva, no? Quindi andava alle conferenze, andavamo insieme a Roma, poi siamo andati a Vicenza, poi è venuto qui, ha dormito a casa mia. Abbiamo provato addirittura a mangiare le spighe di un cerchio nel grano per fare un esperimento. Era un vulcano, quindi insomma abbiamo condiviso tanto. E questo mi ha proprio aiutato. Mi ha stabilizzato Gaspare. Io tutte le volte che avevo un mezzo dubbio chiamavo Gaspare e lui mi diceva: "Ciao Stella!" E così alla fine della telefonata ero più forte, quindi per me è stato molto importante. Allora, come ho detto, ho passato parecchie ore nell'archivio per cercare di isolare dei momenti, anche perché le interviste complessive con Gaspari sono la bellezza di 7 ore, 6-7 ore. Però ho isolato il momento in cui tu mi hai portato a casa da Gaspari. Perché? Perché è incredibile, lui aveva quasi 101 anni, era il 10 marzo del 2022, aveva più di 100 anni, e quando noi suoniamo, lui si sente che lui che arriva giù di corsa dalle scale. Cioè, si sente tum 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 tum. Ecco. E poi ho isolato alcune cose che lui ha detto in quell'intervista. Ecco questo primo clip. Come corre? Cazzo. E ha 100 anni, più di 100 anni. Avanti! Ciao Ciao! Gasparino! Ciao! Caro! Buongiorno! Ciao! Diamoci il tuo, eh! Certo! Ciao! Mamma mia, ma Avanti! corri tu! Corre, corre! Ecco mia moglie! Ciao! 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 Come stai? Beh, tu sei Prem, ma il tuo vero nome qual è? Mirella! Mirella! Mirella. Ma il Prem chi te l'ha dato il Tre nome? Rashma. Osho. Sì, Tre Rashma. anche a me ha dato un altro nome. Body? Dian Body. Dian Body. Body per gli amici. Dian Body, il suo sarebbe Prem Rashma, che in indiano vuol dire raggio d'amore. E Dian Body vorrebbe dire, Dian sarebbe Dian in cinese Zen, illuminazione. Body è la meditazione, illuminazione attraverso la meditazione. Ho meditato molto, non mi sono illuminato. Non era possibile. Io ero contrario ai guru, in un certo momento della nostra esperienza, prima di finire, un certo Athos, un extraterrestre, ci ha detto: "Cercatevi un maestro." E io ho fatto, ci si abitua a tutto, ero abituato anche a disubbidire ai consigli degli extraterrestri, perché siamo fatti così. Tu E sei allora, fatto. cercate un maestro. Sono passati da quando ce l'ha detto 5-6 anni, mi ero persino dimenticato che non avesse. Poi ci siamo innamorati di Osho, era troppo divertente, troppo. E ci siamo fatti sannyasin, cioè discepoli di Osho. Ti ricordi che Atos ci aveva detto cercatevi un maestro? Abbiamo seguito il consiglio di un amico extraterrestre senza ricordarci che ce l'aveva consigliato. E niente, ci siamo fatti sannyasin, è stato molto divertente, E lo ci ha siamo ancora. insegnato delle cose Lo molto siamo ancora. belle, lo sai ancora. soprattutto ci ha dato delle meditazioni efficaci, ecco quello. Ho la sicurezza della reincarnazione. Io ho la sicurezza che c'è la reincarnazione. Poi te lo dirò, te lo racconterò, è divertente, è Certo. breve. Ecco, e quindi così. L'unica vita di cui so non è tanto
piacevole dirlo, ma nel 500 ero un pirata che assaliva. Era cattivo? Un pirata. Cioè. Di quelli che vanno all'arrembaggio ad ammazzare. Penso di essere stato molto fortunato. Adesso che non è qui lei, lo posso dire. Una moglie così non me la sarei mai sognata, stupenda. Anche perché, oltre a essere completa come moglie per me, mi ha seguito in tutte le mie pazzie. Sì. Perché non ho fatto solo la stupidata, tra virgolette, di avere dei contatti con loro. Ho fatto altre stupidate. Comprati una radiolina, portatela e tenla sempre con te. Portamela qui quando l'hai comprata. Io l'ho presa, stavo per accendere, invece si è accesa da sola e mi ha parlato Sigir e mi ha detto testuali parole, le sue memorie, anche perché sono le prime, sono poche. Ciao Gasparone, mi hanno sempre chiamato Gasparone, non so perché. Ciao Gasparone, ricordati sempre che non siamo né perfetti né infallibili. Per adesso ciao, e ha chiuso. Agivano al limite del libero arbitrio. Quasi quasi intaccavano il libero arbitrio. Se avessero intaccato il libero arbitrio sarebbe andato tutto a balino, perché toccando il nostro libero arbitrio la loro presenza non sarebbe stata più valida. Il libero arbitrio in tutta la galassia è la cosa più sacra che esiste, non va intaccata, piuttosto lasciano che un pianeta salti per aria, ma è una legge suprema, non possono toccare il libero arbitrio. E ci hanno detto, l'amore è una cosa che comincia dove finisce la logica. Adesso ti dico una cosa che è incredibile. A contatto con loro, quello che occorreva come energia per la loro presenza qui, è che noi del gruppo, eravamo circa 20, fossimo uniti tra di noi, amore, amici veramente, perché questa energia loro la captavano, la mettevano nei loro strumenti della base, perché per una legge con la Confederazione Galattica potevano fare delle cose al limite del libero arbitrio, perché la ragione principale per cui erano qui era che non succedesse una guerra atomica, che allora era sempre spada di Damocle, Russia-America, c'era la famosa guerra fredda, che non c'è stata. Non dico che fosse un merito nostro, perché non c'eravamo solo noi. Noi credevamo di essere gli unici. Ce n'erano di altre. Sì. Quindi gli extraterrestri debbono difendere la Terra? Certo. Certo. Più che altro, sì. Ecco, gli extraterrestri devono difendere la Terra. Questo. L'altra cosa disarmante era l'onestà di Gaspari mentre parlava. Leggo un messaggio, poi torno da Marina. Sono stata ieri nel suo bellissimo paese e ho onorato la sua partenza e l'ho ricordato con affetto. Ho incontrato il suo bellissimo gatto rosso. Tu, Marina, ne sai qualcosa del gatto rosso, perché lo accarezzavi sempre. C'è stata... Mentre io intervistavo, tu accarezzavi il suo gatto rosso. In realtà è dell'Elvina il gatto. In realtà è ancora prima del signore, però lui ha scelto la casa di Gaspare e quindi va spesso, sta più spesso lì che dal suo poderone originario. Marina, se non ti avvicini ti sentiamo bassissima. Se tu te ne stai dietro, proprio veramente, non si sente la tua voce, ok? Io capisco che a te piace stare comoda lì dietro, però insomma, non... ok. Ascolta, quindi lui parla di questo libero arbitrio e loro avevano bisogno dell'amore tra le persone con cui comunicavano, questi del caso amicizia. In realtà... tutti quelli evoluti pensano a questo, no? Dopo il loro Uredda era proprio questo, cioè l'amore universale che poi coincide con la forza elettrodebole di cui parlava Giuliana Conforto, quindi è sempre quello, è l'amore proprio universale, l'amore che ti fa andare direttamente nella compassione, nell'amicizia, nella condivisione,
annullando tutti gli interessi personali e tutto quello che è la bassezza dell'essere umano. Quindi sì, questo amore pervade gli universi e loro volevano, lo cercavano negli esseri umani del caso amicizia. Per un po' ha funzionato, dopo sono subentrate le invidie, le gelosie, solite cose che poi sono dell'animo umano e di conseguenza tutto poi è andato a pallino, no? Certo. Ascolta, dunque tu Luca ti occupi di musica, ok? E mi hai mandato dei brani musicali che sono bellissimi, cioè lui era bravo a suonare e cantare, anche Prem, sua moglie Mirella. Sì, sono brani che pochi conoscono, anche il 45 giri che ti ho mandato, che Gaspare un giorno nei tanti incontri, andavamo con Marina spesso a trovarlo, e lui un giorno si parlava di musica, così parlavamo, lui aveva questo amore per il jazz, quindi amava molto la musica Manouche, Django Reiner, Charlie Christian, tutti questi chitarristi qua, perché lui è giovanissimo, suonava la chitarra. E un giorno mi disse: "Guarda, ti devo fare un regalo", e mi portò lì davanti alla scala che ha a casa sua, dove va sopra verso le camere, e poi scese con questo 45 giri. Me ne diede due e poi con questo CD masterizzato dove c'erano tutte queste, scritto sopra, italiane e polinesiane, dove ci sono tutti i brani italiani. Io te ne ho mandati un po' che li ho convertiti in MP3 per mandarteli sul cellulare, e però ce ne sono tanti altri che appena un attimo te li passo tutti e sono bellissimi. E sono tutte registrazioni anni 40. Certo. Allora, guarda, io ho creato un videoclip utilizzando delle foto, praticamente, quella di copertina che mi hai mandato, eccetera, del loro brano Disco Volante, che vi faccio vedere, vi faccio ascoltare adesso. Era quasi sera sulla campagna. Io e lei passavamo quando ci crede.
Ecco, certo che è incredibile questo disco, perché fare c'è chi sta chiedendo giustamente una domanda che ti ho fatto anch'io, ma non ci siamo arrivati a capo: quando hanno inciso questo brano? Guarda, non lo so, ho guardato, poi se non lo so quando è stato inciso. Comunque erano tutte registrazioni, secondo me, degli anni 40, 45, così. No, beh, quello sul disco volante sicuramente è la fine degli anni 50, perché loro hanno avuto questa esperienza negli anni 50. Però ci sono delle registrazioni molto, molto più vecchie. C'è un pezzo che credo sia l'unico dove Gaspare canta da solo, perché di solito è sempre Prem che fa la prima voce e lui fa la seconda voce, e tra l'altro sempre molto intonati, suonati molto bene per quegli anni, e però c'è uno bellissimo dove Gaspare canta da solo, e te l'ho mandato anche quello. Sì, non riesco, perché purtroppo li ho tenuti tutti con la scritta WhatsApp, tranne un altro che è Vivo sotto un ponte, che al limite dopo sentiamo, che quello è bellissimo, tu me l'hai segnalato, difatti me lo sono ascoltato tutto e magari dopo ce lo vediamo. Stupendo questo brano del disco volante. Allora, la registrazione mi sembra anni 70, no, non è anni 70 questa cosa qui, assolutamente no. Anche perché è una canzone fatta con un solo accordo, sono intonatissimi, ma erano già avanti, un sound moderno. Sì, giustamente uno ha detto, mi sembravano un po' il Quartetto Cetra, cioè avevano qualcosa un po' del Quartetto Cetra. Senti Marina, secondo te perché Gaspare A. non ha scritto nessun libro? B. non è che lui si vantasse di questa cosa, anche se gli faceva molto piacere, dopo che l'abbiamo intervistato, che è diventato molto popolare, lui riceveva minimo 4-5 persone al giorno, mi ha detto che c'aveva l'agenda lì impegnata a marzo fino a ottobre, cioè una roba pazzesca. Lui godeva nel condividere e si stancava perché aveva più di 100 anni. Perché era fatto così? Gli diceva, devo guardare sul lunario. Perché per lui era la sua missione, l'aveva iniziato con il 56 e la portava a compimento nel momento in cui avesse continuato a fare quello che era venuto a fare, cioè fare conoscere questa realtà alle persone e parlare di sé, però non ha mai parlato di sé a fini egoistici o di così per primeggiare, perché Gaspare era la persona più umile che io abbia mai conosciuto. Cioè non è una persona che si vanta di questa cosa, ma perché i saggi hanno capito che la prima qualità dell'animo evoluto è l'umiltà, e ti viene naturale, non è che la vai cercando, che devi dimostrare qualcosa a qualcuno, semplicemente quando senti parlare di te in termini esaltanti ti dà quasi fastidio, no? E quindi lui era così, è una persona illuminata per certi versi. Lui ha sempre detto no, ma io non ho, invece secondo me sia lui che Prem sono persone che mettono in pratica quello che dicono, non è che parlano di teoria e poi si comportano in un altro modo, in realtà sono convinti delle loro esperienze, di quello che hanno tratto da queste esperienze. Prem in questi giorni è di una saggezza straordinaria, è proprio cosciente che Gaspare sta bene, che è finalmente più leggero, e lui si fa sentire, nel senso che è come se fosse sempre presente, no? E un giorno mi ha detto, quando morirò verrò, ti farò gli scherzetti, e sono sicura, perché lui è proprio un pirata dentro di sé. Ma te ne ha fatti di scherzetti, no? Sì, continua spesso a farli, cioè ci sono cose particolari che succedono. Io le metto ovviamente al vaglio, perché è chiaro che non prendo tutto per orcolato, però ci sono delle cose che sono, se non altro, molto particolari, insomma. Quindi, senti, sì. Stanno chiedendo se tu l'hai sentito. Certo, diciamo che ultimamente provavamo di sentirlo, ma era impossibile parlarci ultimamente, no? Allora, io la sera che lui è andato via, nel momento in cui è andato, io ho sentito come la necessità di chiamare, ho detto Gaspare,
e mi sono messa al telefono, quindi era proprio l'ora giusta. E poi la notte successiva ho fatto un sogno molto bello per me, perché ho sognato che eravamo su una strada lunga lunga, stavamo camminando io e lui era più giovane, era forse un po' serio, no, sereno ma serio. E a un certo punto della strada io ho detto: "Beh, Gaspare, abbiamo camminato abbastanza, adesso torniamo a casa." E lui ha detto: "No, no, tu torna a casa che io devo andare." E quindi è stato un saluto, no, per me, e molto, molto importante, perché comunque tu torna a casa, no? Tu continua su questa strada, vai. Pronto? Ti ho perso, ti sei frizzata. Continua, continua, adesso sei tornata. Ho la certezza che lui è stato chiamato, come dire, no, per continuare la sua missione da là, perché adesso servono rinforzi, no? Può fare di più di là che di qua. E questa cosa del fatto che momentaneamente si può sentire, diciamo, perché si sta orientando come ogni persona che va al di là. Ecco, cioè, attenzione, volevo, perché uno ha scritto: è egoistico pensare che sia lui a farti gli scherzi perché in questo momento è in cammino. In realtà è diversa la cosa. Lui si sta orientando, spiega che cosa succede, perché è una cosa che mi ha detto anche Marina, anche Sonia Benassi, eccetera. Mentre invece c'è già chi dice che ha avuto dei contatti con lui, che parla, che dice, che ha incontrato i suoi amici, che quelle sono veramente quelle. Allora, io credo che essenzialmente nessuno di noi, io ho avuto un'esperienza di premorte, Luca anche, quindi sappiamo che cosa succede all'immediato, diciamo, dopo. Quindi niente esiste di egoistico che Gaspare non voglia fare. Quindi noi non siamo nessuno per sapere come si muove, come può. Io so che l'esperienza di ND e di premorte si ricordano, guardano dall'alto, riescono a spostarsi velocemente, cominciano a prendere, diciamo, la misura di quello che è la nuova dimensione. Questo io lo so perché lo so, no, non c'è dubbio su questo. Però quello che non condivido è questo bisogno da parte dell'essere umano, no, di cominciare subito a dover prendere un posto, a dover dire: "Ho visto Gaspare, si è materializzato, è nell'aldilà, è nella falsa luce." Cioè, cose, capito, veramente, che hanno un che di ridicolo, perché di fatto, quando tu vai di là ti devi orientare, puoi cominciare a sperimentare delle cose, puoi cominciare a sperimentare, non so, di fare, che ne so, di far muovere una cosa, di far spegnere una candela, dipende dalla tua maestria, dal tuo livello di dimensionale, diciamo così, di consapevolezza. Quindi ogni caso è a sé stante. Io, quando è morto mio padre nel 1999, sono successe delle cose nell'immediato, poi per un po' non è più successo, quindi è molto, diciamo, individuale la cosa, come tutti i cammini dell'anima. Però quello che io non condivido è il fatto che dopo un giorno che Gaspar era morto, già c'era gente che diceva: "L'ho visto, ho sentito, ho fatto, eccetera." E questo è ridicolo, nel senso che ci vuole un po' di rispetto nella vita, un po' di rispetto per i passaggi fondamentali degli altri. Se poi Gaspar viene e si materializza, è perché lo può fare. Ma non dare credito a tutte queste cose, queste baggianate nella falsa luce. Ma cosa vuoi che sia Gaspare nella falsa luce? Poi se esiste una falsa luce, perché la falsa luce, dire, o è luce o è buio, non è che ci sono tante possibilità. La falsa luce questi ce l'hanno nel cervello, per cui c'è un rispetto. E mia nonna diceva una frase molto molto bella, diceva: "Un buon tacer non fu mai scritto," ed è la capacità di rispettare gli altri, il proprio cammino, di stare zitti, di non sempre dover, cioè, sfruttare le occasioni per riuscire a mettersi in luce, no? O per essere protagonista, o per essere amico di Gaspare. Gaspare aveva dei seri amici, molto buoni, molto vicini, che gli volevano veramente bene. Poi ci sono i conoscenti. E io non riesco a capire questa cosa, no? Nel momento in cui muore qualcuno, tu eri suo amico, l'hai visto una volta, eri il grande amico di Gaspare. La coerenza,
la coerenza di quello che è veramente il nostro cammino, quindi il rispetto prima di tutto di un'anima che è uscita dal corpo e ha bisogno di 3 giorni per riuscire, diciamo, a sganciarsi in maniera definitiva. Se in quei 3 giorni lui è capace di muoversi, di venire qua o di andare da Elvina o di andare da Prem a fare succedere delle cose, ci sta, nessuno può decidere. Però che uno mi venga a dire che ha parlato con Gaspare, che Gaspare è nella luce e nella falsa luce, che poi però gli han chiesto del cronovisore, il cronovisore è in paradiso, però lui poi in paradiso c'era andato, però poi era venuto qui. Grazie, mettetevi a posto. Ok, senti, tu avevi parlato con i suoi amici, i tuoi amici extraterrestri, avevi chiesto che lo lasciassero qui, anche perché, dice, lui aspettava l'arrivo degli extraterrestri e se va via prima non... E cosa ti hanno risposto? Io non l'ho fatto con pretesa perché sapevo dentro di me che mi avrebbero risposto così, ma è stata una risposta molto secca. La sera prima che lui andasse via, io ho detto se potete fare in modo che lui rimanga, perché ha sempre sognato, no, di vedere questi i suoi amici che tornavano, sarebbe fantastico. E la risposta è stata la sua strada è finita. E quindi quando io ho sentito questa cosa sono rimasta un po' come colpita, no? Perché ho detto, mi sembrava molto definitiva, così definitiva che il giorno dopo se n'è andato, insomma. Però Però lui l'ha fatto coscientemente, Red. Gaspare l'ha fatto coscientemente, perché lui si è visto che di non poter recuperare e in quel momento ha deciso coscientemente, come tutti i maestri, secondo me, di non mangiare più, di non bere, quindi di mettersi nelle condizioni di salutare questa dimensione, insomma, l'ha fatto perché voleva farlo. sì, però ti hanno anche detto una cosa. Che mi hai raccontato, lo vedrà da, dice, non vede l'arrivo degli e tu mi hai detto lo vedrà dall'alto, cioè che Dall'alto. loro ti hanno detto così. Bene, allora io ti faccio vedere cosa lui disse in una delle interviste che feci. Dice in pratica anche queste cose. Devono difendere la terra. Certo, più Certo. che altro, sì. Però, come diceva la Marina, lei è più al corrente di me, siamo nel 2022. 2 2 2 fa 6. 6, io ho studiato allegramente un po' di anni fa la simbologia dei numeri. 6 è il seme sottoterra col germoglio che è spuntato. Il seme che sta per sbocciare. Siamo nel 2022, 6. Nel 2025, 2, 2, 4, 5, 9. Il 9 è l'incontrario del 6, è il seme realizzato, la testa in alto e la codina sotto. In 3 anni dovremmo realizzarci e diventare, fare un bel salto di qualità. Tu ci sarai? Boh, ma vederlo da qui, vederlo da là, me ne frega niente. Me ne frega niente. Vederlo da qui o vederlo da là non me ne frega niente. Ha detto esattamente la stessa cosa, no? Sì, lui era molto, secondo me, fatalista, nel senso, l'importante è vederlo, no? Però ero io che insistevo, dai Gaspar, stai qui, non andare via, non andare via. Forse per un fatto egoistico, nel senso che ha sempre riempito veramente la nostra vita con Prem. Cioè, quando andavamo a trovarlo, tornavamo ricchi, capito? E di amore, era una Sì. cosa Sì. molto, molto forte. Ci sei andato spesso anche tu, Luca? Sì, sempre, Sempre. sempre. È da anni che ci andiamo tutti i compleanni e poi anche Durante l'anno. durante l'anno spesso anche al telefono, cioè lui chiamava, era delle volte, beh, Marina la chiamava sempre, a me ogni tanto mi chiamava e mi diceva, senti, parliamo di musica, e allora, vabbè, e allora perché con te posso parlare della mia passione, e se no gli altri vogliono solo parlare di UFO, invece
E così, insomma, lo portavo indietro nel tempo, il suo amore per i Budisk, per il jazz anni 30, 40, 50. Mamma mia, cosa mai ricordati i V-dischi, che erano i dischi del tempo della guerra. Sì, lui sapeva tutto, ma lui è lì che ha imparato, no, dagli americani, cioè i primi, cioè quando il jazz è arrivato in Italia con gli americani, e lui è lì, è impazzito, si è preso la chitarra, ha cominciato così. C'è Pier Giorgio Caria che sta per arrivare e mi sta inondando di foto adesso, hai capito? Perché la cosa fantastica di Pier Giorgio Caria è che non te le manda prima, no, te le manda mentre tu sei in onda, che devi scattare dei pling, è perché io sto trasferendo nel computer le cose che mi sta mandando. Allora, c'è una domanda che io gli ho fatto: se lui pensava di arrivare a 102 anni, il giorno del suo compleanno, ecco la risposta. Te non pensavi di arrivarci a 102 anni? No, no, Eh? no. Però non so le ragioni per cui uno. Io penso a una ragione. Vabbè, le ragioni, diciamo, che si possono toccare con mano. Mi sono sempre nutrito bene. Mia mamma, per fortuna, mi ha sempre fatto mangiare cose sane. Non ho mai fumato, non mi piaceva fumare, ho provato, quindi non ho mai fumato, bevevo regolarmente, ma non ho mai preso ciuche, quindi una dieta abbastanza. E poi soprattutto quello che credo che faccia vivere e porta in là nel tempo è avere sempre un ideale forte di vita. L'ideale prima era dipingere, la pittura per me era un ideale, poi si è aggiunta la musica, un altro ideale, poi si sono aggiunti gli amici, un altro ideale. Ecco, avere un ideale può essere un ideale anche materialistico, una ricerca. Per me, aiuta molto a mantenerti vivo intellettualmente. Vivace, pieno di energia e di voglia di vivere, di cercare. Ecco, penso che sia quello. Ma quelli che tu chiami amici, gli extraterrestri, non è che ti hanno dato una polverina, eh? No, no, no. Ecco, io ho pensato che... Marina? Secondo me sì, la polverina gli ha dato. Sì, perché avevo un'energia pazzesca, cioè fino a 102 anni. Quel giorno lì poi è stato un veramente grande quel giorno. Quel giorno è stata proprio come dire, la celebrazione di Gaspare De Rama, perché sembrava che avesse 70 anni, era una cosa impressionante, fuori da qualsiasi schema. ma che la resistenza che aveva, cioè tutto, ha fatto il giorno prima con Pierre interviste, poi con te, poi, cioè, ho detto, ma come fai? Avevo un'energia incredibile quel giorno. Sì, fra l'altro devo dirti che ha fatto un monologo lui, di fronte alla mia telecamera, che al limite alla fine lo mando, non lo so, perché dura circa 40 minuti, dove dice delle verità incredibili, sembrava le canalizzasse. Difatti c'era Pier Giorgio Caria che guardava così, perché raccontava tutto, 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 tutto con una cosa incredibile. Però c'è una cosa che volevo far vedere. Allora, lui era molto orgoglioso, Marina, del fatto che tu facessi l'OM. Sì, diceva che eravamo riusciti a riunire tante religioni, tanti pensieri, insomma, che era secondo lui una cosa bellissima, gli piaceva molto, l'ha sempre seguiti da casa. L'ultima volta a Torri del Benaco ha anche partecipato, ti Sì, ricordi, quei pochi minuti? Perché telefonicamente. era già stato male comunque, quindi non aveva tanta forza, però è stato. Con Prema ha parlato un po', è stato bellissimo che ci fosse anche lui. Ma dopo lo vediamo, però ti voglio far vedere quando lui spiega l'importanza dell'OM. Mi viene in mente una cosa da dirti. Sì. Tu
sei stata dietro il loro suggerimento, la prima a creare un fatto importantissimo, l'OM. Hai unito il mondo occidentale, che è quasi tutto cattolico, cristiano cattolico, al mondo orientale, che è buddista. Hai unito le due cose. È un inizio della strada che dovremmo fare, perché il mondo va unito. E secondo me, noi del mondo, chiamiamolo cristiano, senza accorgerci, tutti abbiamo l'ego e parliamo molto, giustamente, è di Gesù, è della Madonna, è dei nostri santi, è della Bibbia, è del Vangelo. Giusto, è il nostro patrimonio. Però dobbiamo pensare che ci sono altri mondi che hanno altri messia. E quindi il fatto che tu hai cominciato a unire le cose, dovremmo unirle anche ancora di più, unire il Cristo al Buddha. Io so, ho letto un libro di uno scienziato, purtroppo non mi ricordo né il titolo né il nome, ma c'è in giro, di uno scienziato americano che è stato nei paesi del Tibet, della Mongolia, sperduti, dove piccole comunità, 100 persone, non di più, donne e uomini, camminano indistintamente sulle acque. Alla sera arriva a trovarli, a parlare con loro, a ridere, a scherzare, Gesù insieme a Buddha con la mano in mano. Scrive queste cose, questo scienziato. Ecco, tu sei stata la prima che con l'OM, e ci sono stati dei cattolici che dicevano OM, ed è un bene, dobbiamo essere molto aperti anche agli altri che non sono cristiani. Ma l'OM rappresenta il suono primordiale di Dio che collega Sì, tutte sì, l'umanità, non solo le sì, religioni, sì, proprio. però insomma, come Un simbolo. è un simbolo indiano, ecco, per adesso, Sì, è un diciamo simbolo che della viene dall'Oriente, sì, l'energia rappresenta l'energia sì, primordiale. ecco. Quindi sei stata la prima a iniziare una strada di unione anche di mitologie. È una strada che secondo me va perseguita, perché ci unisce ancora molto di più, unisce ancora di più tutto il mondo. Dobbiamo rispettare anche la simbologia, i testi sacri degli altri, compreso quello degli aborigeni, che sono molto evoluti, perché ci unirà ancora di più, e se no c'è il rischio che facciamo del tutto una centralità della nostra conoscenza religiosa, è l'unica lei, c'è solo lei e gli altri no. Calcola che l'universo è formato da un'energia che la scienza chiama elettrodebole, Sì. che non è altro che l'energia cristica che unisce gli universi. Quindi l'energia cristica, diciamo che pervade tutti gli universi, Ecco. quindi è il maestro dei maestri. Dopo ci sono altre cose che sono venute dopo, ma il maestro dei maestri è Cristo. Ho capito. Vabbè, ecco, però l'idea dell'OM, che è stata loro o tua, è stata Loro. loro, è un suggerimento che dobbiamo Unirci. unirci. Sì. Ecco, dobbiamo unirci, Marina. Poi lui, nel frattempo vedo che è entrato Pier e gli faccio un saluto iniziale, è entrato Pier Giorgio Caria, aspetta che lo recupero. Eccoti qua. Ciao Pier. Mi senti? Ciao, ciao Red, mi senti tu? Tu Sì, hai una linea no, non mi senti? fantastica. Sì, ti sento Pier, però. No, ho una linea bruttissima, perché abbiamo un segnale così, ragazzi? Perché non stai bene, Pier? Mi senti, Pier? Mi senti?
Tu mi senti? Sì, io ti sento benissimo. Sì. C'hai la linea brutta perché non stai benissimo, c'hai preso un po' di freddo, non so cosa c'hai, la gola si Sono sente. raffreddatissimo, Red. Sono appena arrivato dalla Toscana. Sono partito sabato. Ti ho mandato quel materiale adesso perché ho dovuto cercare. In realtà stavo cercando una cosa molto bella, che è un inedito che spero di ritrovare, dove c'è una scena comica di Gaspare giovanissimo con altri amici, una cosa bellissima in bianco e nero, che era una bobina che stava in mezzo alle bobine Sì. nel caso amicizia. Vabbè, comunque adesso non ti preoccupare, adesso arrivo da te anche perché visto che parli di cose divertenti, cioè io farei vedere una barzelletta perché Gaspare De Lama amava raccontare le barzellette. Dico bene, Marina? Sì, è vero. Eh? Sì, un sacco, anche quelle sporche, però, eh. Sì. Allora, guarda, visto che parli di una sporca, ne racconto una così, quella del bambino. Ecco, Gaspare De Lama che racconta le barzellette perché non era soltanto illuminato, si divertiva molto. E la cosa bella è che lui aveva un libro dove si scriveva tutte le barzellette, che poi ha perso, mi ha raccontato, e sono del ginnasio. Quindi queste barzellette hanno 80 anni, 90 anni, queste barzellette. Sentite questa. Vuoi un'altra barzelletta? Sì, dammi un'altra barzelletta. Allora, se te l'ho già raccontata, dimmelo. Quella del bambino che chiede come nascono i bambini. Allora, un bambino, al giorno d'oggi l'età si abbassa, facciamo di 5 anni. Allora, un bambino di 5 anni che dice ai genitori, chiede, ma io come sono nato, da dove vengo fuori? Guarda, tu sei sceso, ti abbiamo trovato sotto un cavolo grosso che c'era nell'orto, sei nato da un cavolo. Ah, dal cavolo. E la mia sorella, l'Angelina, è nata, l'abbiamo trovata sotto il roseto in giardino, è uscita dal roseto. Ah, e Sandruccio? Il Sandruccio l'ha portato la cicogna e aveva nel becco un fagotto con dentro il Sandruccio l'ha portato. E Pierino sta lì un po' fa, vabbè fa, ma in questa casa non chiama mai nessuno? Carina. Questo era Gaspare De Lama, no, delle altre se volete dopo. Allora, dunque, lo adoro, è un birbante, sì lo so, è davvero un birbante. Gaspare sapeva bene che la morte non esiste. Sì, c'è un lungo discorso che magari dopo lo faccio vedere che fa sulla morte, eccetera. Allora, Pier, perché tu non stai bene e fra un po' devi andare via e quindi. Allora, tu Pier hai fatto per primo, diciamo, hai fatto, non so se per primo o da solo, hai fatto un documentario sul caso Amicizia. Cioè sei l'unico, sei il primo, cos'è? Ma sono il primo per questioni meramente temporali, perché quando uscì il libro di Stefano Breccia nel 2007, Breccia nel libro fa un appello, Breccia poi in realtà non fece direttamente parte del caso Amicizia, perché Breccia aveva un contatto suo personale con uno degli esseri di Amicizia che contattava anche il gruppo di Samaciccia. Quindi Stefano Breccia non è mai entrato dentro il caso Amicizia, quello di Gaspare, però era amico intimo di Bruno Sammaciccia, che era il leader di Amicizia. Quindi di fatto il libro Contattismi di massa che Breccia scrive e viene pubblicato nel 2007 erano le memorie di Bruno Sammaciccia, non le memorie di Stefano Breccia, del professor Breccia, e in questo libro Breccia fa un appello pubblico ad altri personaggi che avevano fatto parte del caso di uscire allo scoperto, di diventare pubblici, perché fino a quell'anno, 2007,
la storia di amicizia era una storia che conoscevano solo i diretti partecipanti e forse gli amici più intimi, ma non era mai arrivata al dominio pubblico, è sempre rimasta segreta e si entrava in amicizia per passaparola. Così è stato anche per Gaspare. Quindi io che conoscevo già il professor Breccia, perché era capitato di partecipare insieme a dei programmi nelle TV pescaresi, sugli UFO ovviamente, poi se volete racconto l'aneddoto perché è divertente, praticamente questo appello viene raccolto da Gaspare De Lama e da Paolo Di Girolamo e basta. Tutti gli altri, io alcuni altri so chi sono, li ho anche contattati. Un altro è passato anzitempo a miglior vita, che era un caro amico di Gaspare, sto parlando di Emilio Braghiroli. Quindi, siccome io realizzavo documentari per Voyager, quando leggo il libro, leggo questo appello, sto sull'attenti per vedere se qualcuno rispondeva. Tra l'altro il libro compie una risposta a un dubbio, a una domanda che io avevo da anni, perché il console Alberto Perego, che si occupò estensivamente dell'attività dell'aviazione extraterrestre sulla Terra, scrivendo addirittura 4 libri, uno dei quali poi era un rapporto al Parlamento italiano, al governo italiano, nei libri pubblicava queste bellissime, chiarissime, nitidissime foto di dischi volanti su Pescara, però non c'era mai, c'era l'anno, non c'era la situazione, non si sapeva chi l'aveva scattata. Quindi io per anni mi chiedevo, ma che c'era a Pescara, che c'era qualcuno che faceva ste foto, perché gli autori non vengono mai allo scoperto? Quindi questo appello viene raccolto da Gaspare e dal professor Di Girolamo, era un professore di disegno, anche lui già passato a miglior vita, prima di Gaspare, e io ne parlai con il caro amico Roberto Pinotti, il presidente del Centro Ufologico Nazionale. Pinotti già sapeva del caso Amicizia, perché Breccia faceva parte del Centro Ufologico Nazionale e certe cose le aveva dette. Poi credo anche che Roberto avesse delle altre entrature, però anche lui aveva mantenuto il segreto, cioè non aveva fatto degli accenni, ma niente di così chiaro. Quindi, se non erro, a marzo del 2008 viene organizzata una conferenza nella zona di Pescara, adesso non mi ricordo se fosse a Montesilvano o comunque limitrofi di Pescara, perché Paolo Di Girolamo e Gaspare De Lama, assieme a Stefano Breccia, facevano la loro prima apparizione pubblica come personaggi, soprattutto Di Girolamo e Gaspare, che avevano fatto parte del caso. Quindi mi reco lì, c'era anche Pinotti ovviamente, faccio amicizia con Gaspare, infatti ti ho mandato alcune foto di quell'evento, cioè di quel momento in cui io conosco Gaspare De Lama, e prendo accordi con De Lama, con Di Girolamo e con Breccia, perché volevo fare un documentario su questa storia straordinaria, perché avevo letto il libro, scusate. Per cui da quel momento, cioè dopo che Di Girolamo, Gaspare e Breccia mi accordano il permesso di poterli intervistare e metterli nel documentario che volevo realizzare, chiamo Giacobbo, gli proponiamo il progetto con gli altri componenti dello studio con cui realizzavamo questi lavori, e quindi parte l'indagine e successivamente il documentario che viene terminato nel 2009. Quindi, diciamo, essendo io un ricercatore e un documentarista da tantissimi anni, seguo queste cose, quindi per un fatto meramente professionale e anche per ovviamente i rapporti di collaborazione che ho con ricercatori come Roberto Pinotti e tanti altri, ho saputo subito di questa situazione. E quindi ho dato il via alla produzione del documentario, che ha avuto un successo enorme. C'era Breccia, con cui ci parlavamo in continuazione, era una persona molto cara a Stefano Breccia, molto umile, molto semplice, nonostante fosse veramente un grande genio della scienza, cioè una persona veramente fuori serie. E lui, questo, ogni tanto mi chiedeva copie del documentario che spediva dappertutto, Stati Uniti, Australia. E quindi sto documentario, che poi è andato in televisione, quindi è andato sul nazionale, ovviamente ha fatto conoscere un pubblico vastissimo, molto più del libro, questi signori, cioè Stefano Breccia, Paolo Di Girolamo e Gaspare De Lama.
Breccia, dopo pochi anni, se n'è andato, era ancora abbastanza giovane. Io credo che lui non sopportasse più di vivere in questo pianeta, quindi anche lui si è lasciato consumare, mangiava pochissimo, insomma, era. E tra l'altro, Breccia mantiene il contatto sino agli anni 90, mentre il caso Amicizia, quello grande, finisce nel 78. Breccia va avanti per altri anni, poi decise lui di spontanea volontà di chiudere il rapporto con questo essere che era Sigis, l'extraterrestre con cui lui aveva il rapporto diretto. E mi raccontò storie mirabolanti Stefano Breccia, alcune cose ovviamente nel documentario non le ho messe perché non potevano essere dimostrate. E quindi da Sì, quel momento. Pier, fra l'altro anche Marina lì, volevo dire questo, che sembra che sia un sogno avere a contatto con gli extraterrestri, ma non è semplice, perché io ricordo che Gaspare De Lama mi ha raccontato di uno che addirittura è impazzito, era Sì. quello, uno è impazzito, altre lui stesso ha smesso, tu Marina hai avuto grandi difficoltà, se non sbaglio, ci sono stati momenti in cui tu volevi smettere di sentire questi contatti. Aspetta che ti ho mutato, aspetta, sta buona. Eccoti, vai. No, Vai Marina. dicevo che Piero le conosce perché abbiamo parlato tante volte che magari io avevo le mie crisi, insomma, diciamo. E anche Gaspare le conosceva. Sì, non è facile perché comunque sai, un conto è dire folcloristico della faccenda, tutti dicono che bello, che fortunata che sei. Poi la realtà dei fatti è che hai degli scompensi non da poco perché comunque ti crei, come dire, delle aspettative intanto di essere in contatto con loro quando vuoi tu e non è così, perché comunque decidono loro essenzialmente, non è proprio così. Ci sono dei momenti in cui sei senza risposte, però no, loro non vengono e avranno dei motivi, anche perché non sei l'unico sulla Terra, no? Quindi voglio dire, non sei il centro del mondo e quindi impari l'umiltà, impari ad essere anche come dire, un'attesa che non pretende, però non è sempre facile, anche perché la gente è carogna, no? La gente tende a vedere sempre l'aspetto peggiore, quindi ti prende in giro, cioè, fanno delle battute terrificanti. Io all'inizio non credevo di farcela. Poi invece mi sono resa conto, grazie anche a amici come Pierre e a Gaspare, persone che hanno già vissuto questa esperienza o che sono a contatto con persone che l'hanno vissuta, che insomma, strada facendo, passo passo, riesci anche a capire che il giudizio della gente non ha alcun peso, nel senso che è solamente una critica di persone che non possono comprendere, quindi non fanno altro che giudicare con il loro metro di misura, ma qui non c'è niente di normale, per cui non è possibile farlo. Lo può fare solamente chi ci è già passato. E per questo Gaspare è tanto importante per me, perché lui sa, lui ha vissuto, quindi sa che cosa vuol dire e le implicazioni emotive e non solo che lasciano queste esperienze, insomma. Certo, fra l'altro mi è arrivato un messaggio che ti riguarda, Pierre, e dice: anche Pierre raccontò a una conferenza che voleva chiudere tutto. È impegnativo avere questi contatti. Hai raccontato a una conferenza che volevi chiudere tutto? Sì, non lo racconto spesso. In realtà, dopo che io ebbi il contatto nel 1990, dove mi proposi come persona che voleva collaborare con loro per portare nel mondo il loro messaggio, poi mi sono reso conto che era una cosa estremamente difficile, come giustamente ha detto Marina, i problemi sono tanti, la società non ti capisce. Le persone maggiormente vedono solo l'aspetto sensazionalistico, egoico di essere protagonisti di qualcosa di grande. Magari ti vedono nel pubblico, vedono il pubblico che ti applaude, ma non si rendono conto degli enormi problemi che ci stanno dietro, perché ci confrontiamo con una realtà tanto più grande di noi, tanto più evoluta. Quindi entrare in sintonia poi con le procedure che loro portano avanti, che sono spesso in opposizione a quello che facciamo noi, è molto complesso. Devi rinunciare a tante cose, devi sacrificare tante cose, quindi è un bagaglio molto pesante. Ovviamente io lo faccio, quello che faccio con tanta gioia, perché so il valore che ha per l'umanità la presenza di questi esseri, che è quella che Gaspare raccontava.
Ma quello che ha detto Marini è assolutamente vero, complicatissimo, molto complicato avere a che fare con questi esseri. Io non mi ritengo un contattista, credo di essere una persona che ha sposato una causa, che è la loro causa, ma in realtà è la causa dell'umanità, cioè aiutare l'umanità a salvare il pianeta, evitare quanto più possibile che ci sia un'autodistruzione, quindi quante più anime risvegliamo, tanto più facile sarà per questi esseri intervenire e aiutarci. Quindi la ritengo una Pier. cosa molto importante. E comunque Gaspare, e finisco, è stata una persona eccezionale. Io lo guardavo come se fosse uno di un altro mondo, perché la sua purezza, la sua incapacità di vedere il male anche in persone che poi magari lo sfruttavano, lo usavano per apparire loro. C'è veramente un bambino saggio, puro e libero. Infatti ho intitolato quel breve servizio che ho messo ieri online, Gaspare Delamo, un uomo libero. Mai conosciuto una persona così libera, così in grado di viversi la vita con questa gioia veramente da fanciullo. Infatti ieri Pier ha caricato sul suo canale YouTube, Pier Giorgio Caria, l'intervista che gli ha fatto esattamente il giorno del suo 102esimo compleanno, quando anch'io ho fatto quelle interviste che voi vedete. Adesso Antenisca chiede: Pier Giorgio, come posso recuperare il documentario sul caso Amicizia? Ho provato, ma non sono riuscito a rintracciarlo nemmeno nelle teche. Scrivimi a info@piergiorgiocaria, credo che qualche DVD ancora ce l'abbiamo in magazzino, quindi magari poi te lo mandiamo. info@piergiorgiocaria.it. .it. Ok, TM1 per me, Pier. Poi ti dico una cosa in privato. Va bene. Allora, tu mi hai mandato però, Pier, un Sì. piccolo frammento, un 2 minuti di questo documentario che riguardano anche Gaspare Delama. Ecco un estratto del documentario che Pier Giorgio Caria ha fatto del caso Amicizia. In che anno l'hai fatto, Pier? Quindi ho conosciuto Gaspare a marzo dell'88, quindi l'ho fatto tra l'88 del 2008, tra il 2008 e la fine del 2009. Poi nel 2010 è andato in onda sul Nazionale, su Voyager. Eccolo qua. Molti sapevano, ma hanno taciuto. Un mistero rimasto tale per decenni, un segreto ora svelato. Amicizia. È il caso di una incredibile storia di contatto di massa tra umani ed extraterrestri. I documenti filmati e fotografici sinora emersi sono di notevole interesse, ma ancora più straordinarie sono le testimonianze dei protagonisti. Tutti chiamarono questa storia Amicizia, ed è con questo nome che è giunta sino a noi. Gaspare Grazie. Delama era un appassionato di ufologia sin dalla fine degli anni 40 e assieme alla moglie cercava un percorso di maggiore consapevolezza. Anche la mamma di Gaspare partecipò ai fatti. Gaspare, la zitta che è la mamma di Gaspare e io. Finalmente avevamo raggiunto uno scopo che era quello di conoscerli. Speravamo in un'esperienza con dei maestri che potessero aiutarci a migliorare. Insegnamento. Ecco Pier, allora bello, molto bello. Beh, tu fai i documentari, sei molto bravo e dettagliato nelle cose. Senti, tu mi hai mandato delle foto che io non so cosa sono perché non hanno. Se vuoi le commento io, Red. No, ma devi commentarlo tu. Questa Ecco, qui, ad esempio. questa foto c'è Gaspare, ovviamente, Roberto Pinotti, Jaime Maussan, che tu hai avuto modo di interloquirci, e Alfredo Benni, che fa parte della sezione scientifica del CUN. Ed è quando Maussan è venuto in Italia, perché il caso Amicizia lo ha affascinato oltre ogni misura, proprio un grandissimo appassionato, ha fatto, credo, 8-9 puntate del suo programma sul caso, quindi venne in Italia e volle intervistare tutti, e quindi vennero qui nelle Marche, Pinotti, Benni e anche Gaspare, perché Maussan appunto li voleva intervistare. Questa invece è una foto dove c'è un giovanissimo Gaspare Delama sulla destra, il pastore tedesco credo si chiamasse Dick o qualcosa del genere, e il signore col soprabito appoggiato sulle spalle è il leader del gruppo di amicizia, Bruno Sammaciccia.
che era, diciamo, il contattato principale del gruppo di amicizia, era il leader. Gaspare non gli piaceva la parola capo, era il leader che poi coordinava tutto il gruppo di amicizia. Questa è una foto di Gaspare il giorno della conferenza nel Pescarese, quando lui e Paolo Di Girolamo decisero di rivelare pubblicamente la loro appartenenza in amicizia. Quindi è una foto del marzo-aprile del 2008. Stessa conferenza, qui è Gaspare che parla, e c'è di fianco il professor Di Girolamo, era un professore di disegno, tra l'altro mi realizzò alcuni disegni che poi abbiamo usato per il documentario, per illustrare alcune situazioni di amicizia. Persona fantastica anche Paolo, appassionato di UFO, ha scritto anche dei libri. Questa è una bellissima foto di Trenno, scattata da Gaspare, era in compagnia di Bruno Samaciccia, adesso non ricordo l'anno. C'è una serie di foto meravigliosa, ma c'è anche il video, infatti ti ho mandato una piccola clip con una selezione di... suolo che compie le tipiche evoluzioni dei dischi volanti, quindi il materiale che è stato recuperato. Sì, materiale... aspetta, lo rifacciamo, sai perché? Perché stupidamente io ti sentivo, ma non c'era l'audio tuo, quindi descrivi. Questo è una selezione di dischi volanti del periodo di amicizia, questo dovrebbe essere stato ripreso da Gaspare perché sono i comignoli del palazzo dove lui abitava. Questo credo che l'abbia filmato Samaciccia a Bologna, dove tra l'altro lavorò anche Stefano Breccia, però potrei sbagliarmi, potrebbe essere anche Milano, ma in questo caso l'autore non è Gaspare. Questo invece è il disco di Trenno, quindi fa parte della serie di immagini di cui abbiamo visto prima la foto. È un piccolo scout di, credo, 5 metri di diametro, non è pilotato, è telecomandato, fu filmato da Gaspare, che era in compagnia di Samaciccia, nella zona di Trenno, dove all'epoca c'era campagna, un'esperienza molto forte. Poi Gaspare me la raccontò nel dettaglio. Quindi materiale di primo ordine a livello ufologico, grande testimonianza. Di questi filmati ci furono date proprio le bobine originali in 8 mm, bianco e nero. Sì, e allora non è che si potessero fare molti effetti di intelligenza artificiale. No, assolutamente. No, poi il movimento del disco è incompatibile con qualsiasi tipo di modellino legato a una canna da pesca, a corde o cose così. Allora, tu Pier, dimmi quando devi andare, perché io... Sì, posto, mi fa piacere stare un po' con voi, ricordare Gaspare, che gli ho voluto un bene dell'anima, era il mio amico adulto bambino. Allora ti faccio vedere, visto che tu mi hai fatto vedere questi video, ti faccio vedere Gaspare che mostra le foto degli UFO, che è di dischi volanti, e spiega come fanno a nascondersi con la gente e a farsi vedere dagli altri, che è una cosa, eccolo qui. Ecco, questo l'ho fatto io. Questo è a Montesilvano, vicinissimo a Pescara. Questo d'inverno sul litorale di Pescara. E qui non c'ho mica trucchi, allora non si poteva mica fare trucchi fotografici. Sì, no, per quello si poteva. Però dopo ti dico una cosa, adesso ti faccio vedere. Vai. Ecco, questo... è lo stesso che poi è volato nella retroterra, però nessuno l'ha visto. Mi hanno spiegato come fanno a diventare invisibili. Come fanno? Ecco, però mi hanno dato una spiegazione molto terra a terra, non è la vera spiegazione, è la via con cui fanno. È un metodo che già allora stavano abbandonando perché ne avevano trovato uno che non aveva nessun inconveniente.
Questo metodo è questo. Io sono il disco volante, la mia testa. Non voglio farmi vedere da te. Posso essere anche a 10 metri, non ha importanza. Dietro ho delle fotocellule che fotografano tutto a 360 gradi, tutto quello che è di dietro di me, la televisione, il quadro, il mobile. Ho delle cellule davanti che, collegate con quelle dietro, che ripropongono a impulsi luminosi tutto quello che hanno visto, e io qui davanti mi si forma un quadro luminoso che è come tutto questo riproposto qui, ma con la stessa profondità, e tu vedi quello là senza vedere Certo. me. Ecco, non so se mi sono spiegato bene, Sì. però voglio farmi vedere da te e non da la tua moglie che ci sta vicino. Io ho questo quadro, tua moglie di qua, a te distorgo questi impulsi luminosi come un canale che va sulla tua faccia, e tu attraverso questo canale mi vedi. Ecco, Ah, ho capito. voglio non farmi vedere da nessuno e farmi fotografare. Faccio questo canale sulla tua macchina fotografica, lei mi vede, tu no, schiacci. E certo. Ecco, detto in parole povere, Sì. però un metodo sul passato. Ecco, andiamo avanti. Ecco, Vabbè, questo è grande, eh. questo te lo spiego un attimo, è un lo chiamano, noi lo chiamavamo ricognitore, perché è un oggetto che loro usano solo per gli scopi terrestri, mi spiego. Sapere tutto quello che dicono i nostri telegiornali, vedere cose che non immaginiamo neanche. È un oggetto che sfrutta i binari magnetici che ci sono sulla Terra. Ma tu credi che adesso che noi abbiamo parlato, fatto questa intervista, loro ci hanno ascoltato? Loro ci hanno ascoltato mentre noi parlavamo adesso e tu raccontavi le loro storie? Non so. Non so. Loro sanno tutto, sto dicendo. Non so. Comunque. Vedi che c'è un pennacchietto Sì. un po' storto, non fa parte del disco, è un'energia di colore nera che si agglomera, è solo questo oggetto che procura questo effetto, che si agglomera e Certo. pencola secondo i movimenti che fa. Ecco, Andiamo. dopo finita questa ripresa, siamo andati via, fuori dal bosco, è Trenno, un paesino vicino a Milano sulla strada provinciale per Novara, si chiama Trenno. Via dal bosco, siamo andati sulla strada, eravamo io e Bruno, io guidavo. Bruno, ferma, ferma, che è ancora qui. E allora abbiamo fermato la macchina, lui è sceso con la di dietro, c'era la macchina fotografica con cui ho ripreso questi, io ero al volante, e l'ha fotografato. È lo stesso, non ha perso il pennacchietto, perché qui c'è, dove c'è in fondo la cupola, c'è una specie di linea nera, guardarla Certo, bene, certo, malfatta. certo. È questa energia che irregolarmente poi scappa lungo la Certo. campana e si disperde. Qui Ok. non ce l'ha più. Ecco. Pier, ti faccio una domanda. Tu hai fatto il documentario, poi dopo torneremo da Marina e da Luca. Tu hai fatto un documentario. La domanda che ti faccio è questa: perché si sono fatti vedere da questo gruppo di persone a fine anni 50? Per quale motivo? Gli extraterrestri Red in realtà sono sempre stati qui, ma hanno cambiato la loro metodologia di approccio all'umanità da quando sono iniziati i test nucleari. Erano già qui, l'ufologia nasce il 24 giugno del 47, ma in realtà il primo recupero avviene in Italia nel 1933, in epoca del fascio, cosa che tra l'altro recentemente ha confermato anche la gola profonda a David Grush, che ha confermato che il caso del disco del 33 è vero. E i primi recuperi americani sono avvenuti nel 41, abbiamo i documenti militari. Quindi questi esseri fanno dei test perché il loro progetto è quello di contattare l'umanità
e di portare l'umanità a una integrazione cosmica, cioè a entrare nel consesso delle civiltà universali e aprire quindi anche a noi terrestri le porte del cosmo, dove loro ci daranno ovviamente anche una mano a livello scientifico-tecnologico. E quindi fanno test. Ovviamente siamo alla fine degli anni 50, una società ancora molto bigotta, con una spiritualità molto ritualista. Ancora non abbiamo di fatto qui da noi le discipline orientali, la reincarnazione, e comunque chi ne parlava era ritenuto un pazzo. Quindi hanno fatto questo test di contatto, ma lo hanno fatto in tante nazioni del mondo, non era solo l'Italia, si parlava di Austria, Siberia, Svizzera, Germania e non so quanti altri posti, però gli unici che hanno rivelato l'esperienza sono stati gli italiani. Poi c'è un caso parallelo. Non so se ancora non c'è più, però io ho conosciuto il protagonista in Cile. E quindi volevano vedere la reazione dei terrestri, cosa succedeva se interagivano direttamente con loro. Quindi il caso è stato molto concreto, molto quasi film di fantascienza, però reale. E quindi parlare con gli extraterrestri, incontrarli, fotografarli o filmarli su appuntamento. Addirittura qualcuno come Stefano Breccia o altri sono saliti sui dischi volanti. Quella persona che è impazzita addirittura gli era stata insegnata a pilotare i dischi e poi ha vissuto un periodo anche nella grande base che c'era, che credo ci sia tutt'oggi tra l'Adriatico e che vada tra l'Adriatico e gli Appennini e che vada a Pescara più o meno fino a Rimini, quindi più che gran base, non lo so come definirla, gigantesca. E dicevano gli esseri W56, che era la più grande base d'Europa. Quindi il test è durato dal 56 al 78 e non è andato molto bene. E infatti Gaspare rimase dentro amicizia dal 60 al 65. Già nel 65 lui era stufo delle solite problematiche umane, litigi, ripicche, abusi di potere, invidie, se ne uscì. Infatti Mirella, o Prem, se la vogliamo chiamare così, nella intervista dice: cercavamo dei maestri, cercavamo un gruppo che fosse evoluto, invece si ritrovano dentro una caciara di situazioni che sono purtroppo ancora oggi tipiche dell'umana natura, quindi è stato un test, Gaspare stesso lo dice, andato male. Secondo me no, perché comunque gli esseri sono un po', da un certo punto di vista, o lo sono a tutti gli effetti, degli scienziati che prendono dei dati. Quindi comunque quel caso che è durato dal 56 al 78, quindi poco più di 20 anni, avrà dato loro sicuramente tantissime informazioni per migliorare l'approccio all'umanità della Terra. Quindi per quanto il caso amicizia termini, perché l'uredda, così chiamavano loro l'energia d'amore, sia scaduta a un livello troppo basso, ma di fatto il contatto degli esseri con l'umanità della Terra prosegue assolutamente in espansione. Oggi c'è il contatto di Juanito Juan, straordinario, si fa fatica a stargli dietro perché di fatto un giorno sì e quasi l'altro pure, fotografa, filma, se li ritrova in casa, quindi c'è una accelerazione dell'avvicinamento di questi esseri a noi, all'umanità. Poi il tocco della sfera, te puoi toccare, l'hanno presa in giro tutti, ma c'è tutta un'altra serie di filmati che hanno fatto dopo gli esseri, dove la stessa sfera diventa mezza materiale, mezza di energia, e gli esseri un po', secondo me, come se abbiano risposto. Vedete se adesso trovate questo dai cinesi, perché molti hanno detto che si trattava di una cineseria. Ma Certo. il contatto va avanti, oggi lo ammette lo stesso Pentagono, il 22 dicembre, e chiudo, Red, questa mia disquisizione. Il 22 dicembre in Italia non l'ha detto quasi nessuno, ma il presidente Biden ha firmato una legge federale dove viene riconosciuto, messo nero su bianco, la presenza di intelligenze non umane nel nostro pianeta. Quindi nel 21 hanno ammesso che ci sono questi mezzi volanti avanzatissimi, al cui confronto le nostre tecnologie sono all'età della pietra. Oggi, insomma, pochi mesi fa, dicembre 2023, 22 di dicembre, esce questa legge dove le intelligenze non umane sono qui. Allora, tu hai parlato del caso amicizia finito perché non c'era l'amicizia che loro volevano in fin dei conti. Guarda, c'è Gaspare che lo dice bene in questa frase, guarda. Noi
essendo con loro, avendoli visti, fotografati per appuntamento, parlato con la radiolina, oggetti nella casa, biglietti loro che cascavano, bobine con sulla loro voce per spiegazioni di quello che dovevamo fare. La radio, la televisione che si interrompeva, la televisione di casa, entravano loro a parlarti. Quindi è come se, come sicurezza, è come se fossi stato nelle loro basi o su un disco volante. Siate uniti, voletevi bene. Davanti a una grandezza simile, io mi ricordo, è un po' di vergogna dirlo, che io, Emilio e altri si litigava perché col rigore lì dell'Inter non era giusto. Sì che era giusto. Fino al punto di incazzarsi tra di noi. Ti sembra possibile che a contatto con gente che ti parla dalle basi, che fai la fotografia per appuntamento a disco, si metta a litigare? Non. Da incazzarci, da guardarci torvo per un'oretta. Ti sembra possibile? Noi, i prescelti, quelli che devono far parte di un gruppo, ti sembra possibile che sia così? No. Era così. Eh? Ma è per questo avete chiuso il gruppo? Per questo avete chiuso il gruppo? No, 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 no. Ma lo sapevano che eravamo così, non era mica, per loro non era. Si hanno preso lo stesso, lo sapevano, sanno tutto. Cioè, mai Sì, portato, mai sì. portato la Sì, tisana tisana al con la carciofo? foglia di carciofo. Sì, che tu hai detto che fa schifo. Ma non so se quella lì. Sì, Sanna. Sì, quella lì, la più schifosa, ce l'hai data a lui. Ecco, questo. Allora, adesso Pierre, chiaramente in questa diretta c'è un racconto. Quando c'è un racconto è molto difficile interagire e interrompere ogni cosa con le domande che arrivano. Quindi da questo momento leggo le domande sia a Pier Giorgio Caria che a Marina Tonini, ma soprattutto Pier Giorgio Caria perché deve andare via, poi Marina Tonini, e quindi eccetera. Che bella persona Gaspare, ciao Elvina. Ecco, un grande spirito. Adesso vorrei che purtroppo. Allora, Pier, una domanda. Oggi siamo 8 miliardi nell'ipotesi che non ci sia l'olocausto nucleare, come si dovrebbe comportare? Dovremmo controllare le nascite? Spero tu mi risponda. C'è un caso del 1967, un contatto che ebbe un importante presidente di consiglio di amministrazione olandese di una grande multinazionale dell'automobile. Fu contattato da esseri che per noi sono più simili agli animali che agli esseri umani, del pianeta Yarga. Nel pianeta Yarga, che è un pianeta 4 volte la Terra, come dimensioni, a me è un pianeta d'acqua. Mettendo insieme la superficie di tutte le isole che erano la parte della terraferma di questo pianeta, veniva un territorio grande quanto l'Australia. A quell'epoca, nel 67, gli Yargani su un territorio grande quanto l'Australia erano 300 miliardi. Sarebbe a dire come se sulla Terra ci fossero circa 75 miliardi di abitanti. Quindi questa storia della sovrappopolazione è una solenne stupidaggine ed è una solenne menzogna. Il problema non è la quantità di persone, il problema è un sistema demenziale, demoniaco che è il capitalismo, dove per accumulare soldi noi distruggiamo ricchezza e dove non permettiamo agli altri popoli l'accesso ai beni primari per mantenere alti i prezzi di mercato. Quindi non c'è sovrappopolazione. Siamo quattro gatti, siamo pochissimi, la terra potrebbe contenere un sacco di gente in più. Il problema è che il nostro sistema economico non permette questo perché è strutturale al capitalismo la povertà e l'indigenza di tantissimi a vantaggio della enorme e spaventosa, ingiusta e illegale ricchezza di pochi. Questo è il problema. Ok, Pier, Alessandra chiede, sul Conero c'è davvero una base aliena? Il Conero è dentro il cosiddetto triangolo dell'Adriatico, quindi non so se il Conero specificamente, ma sotto il Conero c'è la grande base dei W56, perché, ripeto, andava da Pescara fino a Rimini. Poi, cos'è successo a Samma Ciccia? Cioè, e cos'è successo agli altri del caso Amicizia? Ma Bruno Samma Ciccia dettò le memorie a Stefano Breccia.
poco prima della sua morte. Adesso non ricordo, ma credo che San Maciccia sia morto nel 2003. E quindi, sentendosi vicino alla grande soglia, San Maciccia chiamò l'amico Stefano Breccia e gli disse: fai il favore, vieni qui ogni giorno con un registratore, io ti detterò le memorie di amicizia e poi tu farai un libro. E Stefano mi dice che era contrarissimo. Lui cercava di distogliere Bruno da questa idea, però Bruno fu ostinato, dice: no, non voglio che questo grande caso cada nel segreto e nel dimenticatoio, quindi per favore, sei amico mio, soddisfa questa mia richiesta, visto che sto per andarmene. Quindi Stefano fece il libro. Poi tutti gli altri che fecero parte di Amicizia, tranne Di Girolamo e Gaspare, per questioni di paura, per questioni di problemi, o di paura per problemi di lavoro, o per questioni magari familiari, hanno deciso di non parlare. Io ho interagito con alcuni di loro, ma non c'è stato verso. Ma ci sono ancora altri personaggi viventi di Amicizia, ma non parleranno. Io ho provato a convincerli in tutti i modi, ma non parleranno. L'unico che alla fine decise di parlare fu Emilio Braghiroli, che poco prima di morire rilasciò un'intervista a me, a Jaime Maussan, che era un grandissimo amico di Gaspare. Ok, domanda per Pier e per Marina. Come vai tu e Marina? Avete di idee diverse di quando arriveranno gli extraterrestri? Marina dice questione di mesi. E tu? Allora, è per entrambi. Io, Red? No. Sì, allora, voi due. Io no. Eh? Allora, Red, dimmi. Aspetta, perché non ti vedo. No, okay. No, vai dentro. Vai io dentro. Non ho detto che arrivano gli vai, ecco, così aspetta. Ci sei. No, dall'altra parte non riuscite a centrarvi, cavolo. Come mai non funziona? No, non è che non funziona, ti devi spostare. Allora, per spostarti, no. All'opposto di come credi. Marina, dove sei? Oh, ma è in ritardo, Red, non riesco a capire, ecco. Allora, cosa dicevi tu? Dopo sentiamo Pier, perché mettervi insieme è un casino. Quando è questione di mesi, non dico che arrivano gli extraterrestri, sia chiaro che loro hanno detto è questione di mesi per cominciare a vedere qualcosa di eclatante, non ho detto che arriva l'invasione aliena massiva, che sia chiara la cosa. Ok, tu Pier? Io credo, Red, che il tempo del contatto non lo sappiamo, cioè sicuramente accadrà entro qualche anno, però dipende molto dalle scelte dell'umanità, perché loro comunque si muovono in ragione del libero arbitrio che l'essere umano esprime, quindi è tutto, diciamo, in una dinamica fluttuante, per cui se domani mattina impazziscono Putin e Biden e cominciano a tirare i missili atomici, loro scendono domattina. Ma comunque loro si danno da fare per impedire che questo accada, quindi presumo che ci sia ancora un po' di tempo dove, grazie al lavoro di Marina, tuo, Red, mio e di tanti altri, qualcun altro possa risvegliarsi e far parte di quelle persone che loro comunque aiuteranno. Quindi allora, non c'è una data. Poi, scusa Red, voglio dare un messaggio importantissimo in tal senso. Cioè, la gente chiede le date, ma il problema non è la data, amici, il problema è la vita che fate oggi. Perché il giorno che gli alieni atterrano, se non avete fatto un accidente per aiutare l'umanità, è la vostra fine, cioè non verrete aiutati. Quindi non è importante tanto la data in cui gli alieni atterrano, Cristo torna, Buddha, Krishna, quello che volete. Il problema è oggi, che fate oggi, le scelte che fate oggi. Questo è importantissimo. Perché come vivrete il contatto dipende da ciò che state facendo adesso. Il contatto è il giorno dell'esame. Ecco, infatti rispondi a lei che dice, domanda Pier e Marina, perché non dite alle persone di utilizzare l'energia del fare? Ed è quello che sta dicendo Pier. Io lo dico a ogni piede sospinto, dico a tutti di usare la legge di Icke. Usate la legge di Icke, è una legge potentissima. E vuol dire, Icke vuol dire alza il culo. È una legge che funziona alla grande, Red. Invece la gente vuole il disco volante, l'alieno che gli fa le carezzine, vuole tutto mentre sta seduta sul divano a grattarsi o a fare il leone da tastiera. Qui bisogna scendere in campo, ragazzi, perché
difendere la causa della verità vuol dire anche ricevere tante spalate di cacca addosso, non è facile, Marina l'ha già detto, io lo confermo. Quindi diamoci da fare, nessuno ci regalerà una nuova società, la nuova società ce la dobbiamo conquistare oggi. Ripeto, è come un corso scolastico, se studi e fai i compiti verrai promosso, ma se non studi e fai il fancazzista, la laurea o il diploma non te lo dà nessuno. Quindi adesso è il momento importante, non quando atterrano gli alieni. Sì, ma difatti vedi, allora tutti quelli che stanno scrivendo, ma come avevate dato una data, la data, ma non sono quelli che stanno sul divano e dicono, cioè, extraterrestre, portami via, come cantava Finardi, non è così, non funziona così. Cioè, la separazione, quello che sta accadendo, è una separazione tra le persone che si stanno evolvendo, risvegliando, e quelle invece che non possono farcela. Pier, cosa succede? Che stai parlando? Cosa succede? Con chi stai parlando? Sto cercando la voce di Sigir. La voce degli extraterrestri che dicono siate uniti, e adesso ero fuori, Pierre, quindi non Pierre, ti ho fatta. Pierre, con calma. Sì. Allora, ok, bene, stai molto calmo. Stai per fare un altro convegno, quando c'è il prossimo convegno tuo? Il prossimo convegno mio è un seminario di un'intera giornata con le prove, anche della NASA, della presenza extraterrestre sulla Luna. Il vero motivo per cui non andiamo sulla Luna più non è perché non ci siamo mai andati. Hanno messo in giro una polpetta avvelenata che in tantissimi si sono mangiati e bevuti e ne hanno fatto addirittura uno stendardo della loro divulgazione, ma in realtà è il solito trucco, strategia della distrazione. Siccome era difficile far capire o dire alle persone che sulla Luna non ci andiamo più perché gli extraterrestri ci hanno buttato fuori a calci nel sedere, allora hanno messo in giro quel libro lì e ci fanno scannare tra noi, siamo andati e non siamo andati, ma la verità è che noi non ci andiamo più sulla Luna perché ce l'hanno impedito, ce lo impediscono. Più nessuna missione militare viene permessa sulla Luna, solo missioni scientifiche, e hanno messo l'embargo alla presenza umana. Ok. Per questo la NASA cincisca, andiamo, non andiamo, no, c'è la tuta, è morta la sarta della tuta, tutte prese per il culo. Sì. Ma c'è ancora chi crede. L'altro giorno ho sentito una persona che stimo, che apprezzo e che conosci anche tu, dire che la foto Blue Marble, che è la prima foto intera della Terra fotografata dallo spazio, che è un collage di 16 immagini. Ma è possibile che vi bevete tutto? Quella è un'immagine originale. Se andate a cercare, troverete tutta la serie delle varie fasi fino a che la Terra non è pienamente illuminata dal Sole, senza la parte d'ombra. Quindi qualsiasi cavolata viene creduta. Allora, io guarda, nel campo musicale, Pier, io ancora oggi ho a che fare con le persone che mi dicono che Elvis Presley non è morto, che è diventato, aspetta, che Jim Morrison è diventato quello che cantava Copacabana, non mi ricordo neanche più, che Paul McCartney è morto in un incidente e hanno trovato uno che canta come lui, compone le canzoni come lui, è bravissimo come lui, hai capito? Ed è quello lì. Che insomma, ancora oggi ho a che fare con questo. Le persone sono attratte da ma perché? Perché le persone sono abituate a leggere i gossip, i pettegolezzi. Quindi leggono i pettegolezzi. Cioè, ad esempio, se io faccio un'intervista a te, ok? E poi che tu sei un personaggio di quelli da rotocalco, no? E poi dopo l'intervista io la pubblico, tu mi dici le cose più interessanti, sta tranquillo che loro dicono: quando ero piccolo fui picchiato da mio padre, titolo della cosa, cioè di tutta la tua vita vanno a cercare quel momento, hai capito? Cioè, fateci caso, tutte le attrici hanno i titoli "io sono stata violentata", tutte, sono state tutte violentate, tutte. Oppure "mio padre", cioè, perché si va alla ricerca di questa roba, vedi, "Elvis is alive on your heart", cioè Elvis è vivo nei nostri cuori, esatto, cioè, quindi, Red, su questo ti do ragione, cioè dovete smettere di andare a cercare a queste cose, dovresti partare confronto Caria e Manzucco. Ecco un'altra cosa, anche questa, la parola confronto è una parola che io non amo. Tu ascolti quello che dice Manzucco, che ti dimostra che se sono andati o non sono andati sulla Luna, ha ragione Manzucco, che le foto sono un enorme fake,
ok? Perché lui è un fotografo, io sono un fotografo. Oliviero Toscani, che l'ha analizzato, è un fotografo, sono un fake. Che ci siano andato o no, quelle foto sono un fake. Ma non è importante questo, perché devo fare, mettere a confronto. Tu ascolti Caria, poi ascolti Mazzucco, ti fai la tua idea, riuscite a farvi la vostra idea? O avete bisogno di un programma televisivo dove la gente litiga tra di loro? Avete bisogno di quello? Cazzo. Cioè, Fred, allora questo seminario che sarà il 10 di marzo in Toscana, poi per i dati specifici del luogo e tutto quello che serve per iscrivervi, lo pubblicheremo sui nostri social, perché ancora non abbiamo deciso la location esatta. Ed è la terza parte, quindi è il terzo giorno, sono tre giorni interi dedicati ai misteri della Luna. È assolutamente vero che hanno messo in giro le foto false, ma l'hanno fatta apposta, e molto probabilmente i falsi li ha fatti Kubrick. Ma loro sono degli artisti, dei geni della manipolazione. Quindi sulla Luna, siccome gli extraterrestri hanno approcciato gli astronauti e hanno avuto delle esperienze incredibili, la NASA temeva che il trauma, poi questi al rientro parlavano, e quindi hanno creato dei falsi, diciamo, per un fine ricattatorio. Se voi parlate, noi diremmo che è tutto falso, che voi siete dei venduti e vi distruggeremo la vita. Quindi quelli non hanno parlato. Poi io conosco benissimo il lavoro di Massimo Mazzucco. Massimo è una persona che io stimo tantissimo, forse uno dei pochi della controinformazione che è veramente libero e svincolato da interessi, anche, diciamo, da personalismi egoici. Ma alla fine lui ha fatto la sua ricerca, io ho fatto la mia. Ma Massimo non è un esperto di UFO, lo dice lui stesso. Quindi certe strategie, quello che non è veramente esperto, magari non le trova, non lo so, ma una polemica, cioè questa mania, e qui sposo quello che ha detto Red, questa mania del confronto, Caria contro Malanga, Caria contro Mazzucco, Caria contro l'immortacci sua, ma che serve? Perché comunque in un confronto io o Malanga, io o Mazzucco, nessuno arretrerà di un millimetro sulle proprie posizioni. Quindi okay. È una forma stupida di proporsi. E dice bene Red, studiate, informatevi e cercate di capire voi dove sta la verità. Io dico la mia verità e la dimostro attraverso le prove vastissime, perché tre giorni interi da Autore l'uno, dove io spiego la rava e la fava di che cos'è la Luna, addirittura ci hanno nascosto i colori della Luna, ce la fanno vedere grigia, la Luna invece è coloratissima. Le zone che noi chiamiamo mari e che vediamo scure la sera sono azzurre per il tipo di minerale che compone quel suolo. Sulla Luna ci sono le stesse materie che ci sono sulla Terra. Quindi perché ci hanno nascosto il colore della Luna e a tutt'oggi ce la fanno vedere grigia? La Luna grigia l'abbiamo vista solo nelle foto e nei filmati della NASA, perché nel cielo la Luna è gialla, sempre stata gialla la Luna, mai è stata grigia. Ma la potenza della manipolazione è così grande che tutti, anche nei film, mettono la Luna grigia. La Luna non è grigia, la Luna è gialla. E se andate a cercare su internet, mettete Moon True Colors, cioè Luna veri colori, e vedrete uno spettacolo. Oggi con le moderne macchine fotografiche e telescopi si riesce, e tu Red che sei un cameraman sai cosa vuol dire un'immagine bruciata per eccesso di luce. Certo. Quindi l'immagine della Luna è bruciata, i colori non si vedono, ma con opportune tecniche filmiche e fotografiche si possono vedere i colori della Luna, che sono uguali a quelli della Terra, perché sulla Luna c'è ferro, magnesio, calcio, eccetera, come c'è sulla Terra. Non può essere grigia, la stupidaggine. E l'hanno nascosta perché è piena di basi extraterrestri. Ecco, tra l'altro il retro è pieno di pare che dietro, la parte che noi non vediamo, ci sia... Anche la parte qua, Red, c'è una missione quasi segreta che è stata mandata negli anni 90, si chiamava Clementine, poi c'aveva anche un nome tecnico che non mi ricordo, e scattò foto ad altissima risoluzione della Luna. Queste foto sono introvabili, io grazie al lavoro di un amico ricercatore che si chiama José Scamiglia, e un altro ricercatore che si chiama Richard Hoagland, sono riuscito a trovare varie foto della Clementine, e vedrete, queste le farò vedere il 10 okay. di marzo, vedete immagini della Luna meravigliose. Pier, allora, con te ci ricollegheremo, così troverai anche la voce di Sicci, di Sigi, eccetera, con calma, e spero che per la prima volta nel nostro
rapporto tu riesca a mandarmi le foto non mentre sono già in onda, perché tu sempre questo fai, una volta per un motivo, una volta per l'altro, io mi trovo qui che devo, mentre tu parli io scarico le cose, quindi... Ma il bello della diretta, Red. Certo, sì, va bene Pier, è il bello della diretta, Pier. Ok Pier, ti voglio saluto, bene, Red. Ti saluto. Ciao, grazie, Luca. aspetta Ciao, aspetta che vi faccio andare, vi faccio entrare, che c'ho un casino qui tra tutti i video che devo mandare, ecco qui, eccovi qua. Ciao Marina, ti ciao. Voglio bene, ciao Luca. Ciao Pier. Un abbraccio ciao. Grande. Ciao. Ci rivediamo presto. Ciao Pier, ciao, a presto. Ciao amici, ciao, grazie, ciao Red. Allora, Pier Giorgio Caria. Allora, veniamo a noi. Allora, dunque, una domanda, Marina, che stanno facendo in molti è questa. Noi stiamo ricordando Gaspare De Lama, ma Prem, come sta Prem? Perché lei, fra l'altro, non ci vede. Prem è una grande donna e, sai, dietro a un grande uomo ci sono una grande donna, e sono grandi tutte e due. E Prem ha vissuto anche lei la storia d'amicizia, è stata accompagnata sempre Gaspare, è una persona molto... spirituale, molto evoluta, per cui lei sta come starebbe una persona spirituale ed evoluta, quindi questo le dà molta serenità, vive nella sua dimensione di contatto con Gaspare, perché sono sicura che Prem è capace di sentirlo, ed Elvina, che è sua figlia, Daniele, che è suo figlio, sono la famiglia di Gaspare, quindi sono molto uniti a loro modo, perché comunque Prem è veramente ha un equilibrio straordinario, secondo me, e quindi credo che lei sia coerente con quello che ha sempre sostenuto e con quello che ha sempre sentito. La sua coerenza è proprio questa, e io credo che sia una grande forza in questi momenti. Allora, io volevo farti vedere, Marina. Noi avevamo un sogno, quello di portare Gaspare all'OM che abbiamo fatto sul lago di Garda. In realtà non ci siamo riusciti, perché lui nel frattempo credo abbia avuto un infarto, se non sbaglio, giusto? Sì. Allora io vi faccio vedere quella che è l'ultima, diciamo, apparizione di Gaspare De Lama in collegamento, quando abbiamo fatto l'OM sul lago di Garda. Questo è quel collegamento, era il 16 settembre 2023. Ciao Gaspare! Ciao Gaspare! Non si sente. Ci senti Gaspare? Ciao Marina! Ciao! C'è un applauso fortissimo per Gaspare! L'OM o dovete farlo ancora? No, quando noi facciamo l'OM tu sarai a nanna a dormire, Gaspare, che ti devi riposare. Ho capito. Sentite, allora vi do un saluto breve, quello che mi esce dal cuore. Purtroppo né io né Prem, Mirella, possiamo essere lì. Marina sa benissimo le ragioni. Non sto qui a lagnarmi, va bene così, però sono lì ugualmente con tutto il mio entusiasmo, con tutto il mio affetto, e abbraccio tutti quanti, abbraccio tutti uno per uno. Siete delle bellissime persone. Un terzo dell'umanità comincia a essere una bella creatura, potenzialmente siamo tutti belli, molti devono ancora diventarlo effettivamente, non solo potenzialmente, ma siamo sulla buona strada. Vi dico solo che l'OM è stato introdotto da Marina in maniera splendida, ed è la cosa più bella, la risposta più bella che possiamo dare a chi vorrebbe il male del pianeta.
non dobbiamo essere violenti come i nostri avversari, dobbiamo essere come l'uomo, armonioso, delicato e nello stesso tempo potentissimo. Ecco, con tutti dobbiamo essere così. I nostri, dobbiamo, come li ho chiamati, dobbiamo trattarli come avversari e non come nemici. Questo gioverà a noi, gioverà a tutto quanto, alle energie. Presto spero che arriveranno momenti stupendi, con delle cose magnifiche che manco ci sogniamo. Quindi mettiamocela tutta. L'OM ci sia di esempio, dobbiamo essere tutti come l'OM, delicati ma potentissimi. Prima di lasciarvi voglio ripetere ancora che sono lì con voi con tutto il mio entusiasmo. Adesso vi passerò a mia moglie che vi darà anche lei un breve saluto. E sono lì con voi con tutto il mio entusiasmo e vi ripeto anche che siete delle creature bellissime, splendide. Ti vogliamo allora, bene Gaspare, tanto bene ti vogliamo. Allora d'accordo, siamo d'accordo e mettiamocela tutta, avanti tutta come dicono i marinai, avanti tutta. Mi lascio Prem. Ciao a tutti. Ciao Prem. Un applauso per Prem. No, voglio la allora, sono contenta di essere qui con voi. Certo che ha detto tutto Bodhi. Ripeti quello che ho detto io. Ad ogni modo sono felice che voi state facendo una cosa meravigliosa. Ringrazio la Marina e anche tutti gli altri perché seguono con tanto entusiasmo e anche noi seguiamo con gioia questa cosa. Io vi voglio bene a tutti. E poi basta. L'uomo è un esempio stupendo. Dobbiamo diventare tutti un uomo. Dobbiamo diventare tutti un uomo. Avanti tutta. Ciao. Grazie Gaspare. Ciao. Ciao. Ciao Gaspare. Ciao Prem, Gaspare, ciao Gaspare. 102 anni. Queste sono le ultime immagini. Fantastici e commoventi tutte e due. Sì. Mi senti adesso, Red? Senti adesso? Sì, ti sento. Ti sento perfettamente, Marina. È faticoso non commuoversi, perché siamo coscienti del fatto che comunque Gaspare c'è, ci sarà sempre, l'unione tra i mondi ce lo riporterà tra poco, secondo il mio sentire, e quindi presto ci rincontreremo tutti, però è sempre comunque una mancanza, un vuoto, no? Perché comunque la persona di questo spessore ovviamente quando si allontana si fa sentire questa lontananza. E quindi, insomma. Comunque faccio vedere un altro momento in cui lui è felice di quello che tu stavi facendo dell'OM. Sono felice della strada e dell'insegnamento che stai dando con queste tue manifestazioni piuttosto faticose, credo, anche dal lato fisico, no? Ma ho degli aiutanti validi. Ah, sì? Molto validi. Il primo tra tutti è Red, che ci aiuta in tutto e per tutto a divulgare. È una stella.
Sì. Ah, vorrei. Che bello. È un extraterrestre che non ah, sa sì. di esserlo. Ah, ma... sì. Ciao, Gio. Può essere, sì, sì. Non la smettete di dire che sono extraterrestri. Allora, un extraterrestre che non sa di esserlo. Ah, ecco, sì, sono un extraterrestre che non so di esserlo. Allora, se volete fare delle domande... Adesso no, sai cosa volevo fare? Volevo ascoltare, Luca, quel brano che mi hai detto, perché mi hai segnalato questo brano che mi dici che è molto bello, e in effetti concordo, ok? Che si chiama Perché è bello questo vivo sotto un ponte? So, perché è proprio quel senso di libertà che esprime Gaspare, no? Quindi c'è il contatto con la natura, con la semplicità, con il fatto di di essere liberi. Quindi piuttosto vivo sotto un ponte e non lo so, quel brano lì mi ha trasmesso tanta libertà, ecco. E poi c'è anche un altro che mi piace molto, quello, non so se riesci a trovarlo, è l'unico dove Gaspare canta da solo. No, ti spiego anche perché mi sono arrivati degli MPEG 4 che non vanno bene, li ho dovuti convertire in MPEG 3, hai capito? E quindi questo lo riesco a farlo sentire, l'altro invece c'è tutto WhatsApp, ma non so qual è, hai capito? Perché no. Tutto è scritto WhatsApp, non so se li prende, fammi sentire se è questo. Non me li prende, devo convertirli e adesso non riesco. Allora, questo comunque non ho video, quindi ce lo ascoltiamo insieme. Vivo sotto un ponte, sono Gaspare De Lama e Prem, Mirella, che cantano insieme. Perché non va? Vivo sotto un ponte, parlo col torrente, e la corrente sa il mio segreto, ma non dirà mai niente. Bellissima.
Cioè, ma poi c'è un'armonizzazione in queste voci e non credo abbiano registrato in studi molto. Tu che ti intendi di studi, Luca? No, sono state registrate, poi sai, a quei tempi registravano tutto con un microfono, avevano questi microfoni a nastro e registravano tutto con un unico microfono, ma comunque Gaspare suona benissimo la chitarra e loro hanno queste armonizzazioni a due voci che sono veramente impeccabili, perché io ho tutti questi brani e sono tanti, anche le polinesiane, quelle che con l'ukulele, perché Gasper suonava anche l'ukulele, e sono brani bellissimi, veramente belli. Però potremmo davvero chiedere a Prem di fare un disco, Luca. Sarebbe bello, sì. Andare in studio, rimetterli in sesto, cioè nel senso equalizzazione, un po' di equalizzazione, e poi fare un disco. C'è già chi chiede il vinile, ad esempio, quindi. Il vinile è difficile, io ne ho, beh, due copie le ho io, Marina, quanti ne hai? Una, due. Due anche Marina, cioè sono poche i vinili. No, 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 di fare un vinile nuovo, cioè di fare un album, di fare un album con queste canzoni di Gaspare De Lama e di Prem. Sì, Prem ha una voce bellissima, fra l'altro. Loro Marina hanno avuto una vita incredibile, loro due, perché non c'è stato soltanto il contatto con gli extraterrestri, eh. La vita eclettica, la vita delle persone intelligenti che hanno sempre prospettive, come diceva Gaspare. Sono costruite sempre delle emozioni positive, costruttive che li hanno portati avanti, no? Quindi prima o dopo, adesso in termini di tempo non lo so, però Casper è stato istruttore di tennis, è stato in giro per il mondo, ha fatto il pittore, era musicista, quindi era eclettico su più fronti, era una persona che faceva ricerca interiore in tutte le direzioni, quindi era proprio curioso, molto curioso. La curiosità Allora, è una delle doti dell'intelligenza. sì, ascolta, allora, Gaspare in un breve intervento ha spiegato perché le persone dentro di loro sanno che ci sono gli UFO, che ci sono gli extraterrestri, però rifiutano di crederci perché crederci significa avere un cambiamento. Dopo lo commentiamo. Io parlo degli UFO, di UFO, gli UFO, la gente non è così cretina come crediamo. Molto probabilmente crede anche agli UFO e li accetta, perché no? Perché non dice di no e alza le spalle perché non ne ha voglia di sentirne parlare, perché è intelligente e avverte che c'è un qualche cosa e avverte che dobbiamo cambiare e non ne ha voglia. L'ignoranza di gente che è intelligente è perché sotto sotto non hanno voglia di capire, perché se no dopo devono cambiare e non hanno voglia di cambiare. Non abbiamo voglia di cambiare. Abbiamo paura, siamo pigri, indolenti, non abbiamo voglia. E allora gli UFO lo sanno che sotto sotto avvertono, sono più intelligenti di quello che crediamo. E allora alzano le spalle. Per me è un po' così. Non in tutti i casi, in molti casi è così. È così, Marina? Sì, perché è difficile uscire dalla zona di comfort, perché lì hai delle certezze, non hai nulla da, nulla vacilla apparentemente. Invece quando ti si allargano gli orizzonti, devi prendere decisioni, devi capire, cioè il tuo universo, diciamo, vacilla, no? Quindi devi ricalcolare le coordinate, non è sempre facile. Quindi è più facile stare nella zona di comfort, far finta che niente esista, come lo struzzo, no? Mettere la testa sotto la sabbia e credere di essere salvo. Poi non si sa cosa arriva sopra. E quindi il momento in cui arriverà, lo struzzo se ne accorgerà sicuro. E anche le persone che rimandano la decisione, insomma. Quindi. Senti, tu Marina mi hai detto,
non so se lo vuoi spiegare, che secondo te il fatto che Gaspare sia andato via significa che è l'inizio di qualcosa. Ma lui lo diceva, vedrai quando vado via, poi da quando io sarò morto, inizieranno delle cose, Secondo me ha ragione, nel senso che ha segnato come dire, il divisorio tra prima e dopo, quindi io credo che saranno molto veloci, adesso le cose sono già molto veloci, però sono convinta che se Gaspar ha fatto un'affermazione del genere c'è motivo. Lui non parlava mai a vanvera, quindi ai posteri lardo sentenza, ma io credo che avrà ragione poi Gaspar. No, ma difatti mi colpì perché quando andammo lì, ed era cos'era giugno, giusto? Il giorno del suo compleanno, quando andammo lì, lui mi ha detto, ce l'ho registrato, che entro luglio l'America avrebbe dovuto dichiarare la presenza degli extraterrestri. E lui come faceva a saperlo? Poi è accaduto. Come faceva a saperlo? Lui era un misto di cose, ovviamente lo informavano, si informava, però anche di intuizioni straordinarie, quindi insomma, due più uno poi fa due alla fine, no? E quindi lui tante volte ha detto delle cose che poi si sono avverate, ma era molto intuitivo, anche se lui diceva che non aveva intuizioni, invece secondo me ce l'aveva. Lucilla Paolillo scrive: manca poco, cara Marina, molto poco, ci ritroveremo tutti, ti voglio bene, cara. Ma tu la conosci, Lucilla? Sì, la conosco, Lucilla è una signora molto, diciamo, orientata nel sociale, hanno un'associazione che si chiama Associazione Acqua Viva, aiutano le persone indigenti, è una brava persona, Lucilla, brava, bella. Allora, c'è questa domanda che si ripete, puoi parlarci dell'unione dei due mondi e di che cosa intendi nel concreto, come e in che modo? Allora, come e in che modo? Io non sono una di quelle che dice le cose se anche non le sa, cioè io non ho tutte le risposte. L'unione tra i mondi, posso dirti quello che mi hanno detto loro, che è proprio questo slittamento di un mondo, del mondo spirituale sul mondo materiale, che porterà con sé tutto quello che quello che contiene il mondo spirituale, quindi porterà con sé anche alcuni aspetti a cui noi non siamo abituati. Piano piano, velocemente si stanno, come dire, incrociando questi due mondi, no? Per cui non sussistono più le condizioni perché esista solo il mondo materiale, ma il mondo spirituale, diciamo così, avrà la preminenza, cioè avrà un'influenza maggiore di quello che ha adesso. E porterà con sé tutte le sue manifestazioni, ovviamente, quindi l'amplificazione anche di aspetti come si può dire, di intuizioni, di visioni. I due mondi si uniscono e portano un avvicinamento tra il mondo spirituale e il mondo materiale, significa anche avere contatto più ravvicinato col mondo dell'aldilà. Più sei alto e più sali, diciamo così, e più hai accesso a determinate dimensioni. E le dimensioni si interfacciano molto spesso, quindi quando si dice gli extraterrestri si interfacciano con l'aldilà in maniera più diretta è perché la loro dimensione è più alta. Noi abbiamo il contatto con le sedute spiritiche, con i medium che comunque hanno dei canali preferenziali. E però qui è più difficile, è come se le due dimensioni fossero staccate. In realtà, quando i due mondi si uniscono, si avvicina questa discrepanza e quindi sarà molto più facile il contatto, sarà molto più facile anche il vedere mondi altri, dimensioni altre, compreso l'aldilà, che è una dimensione comune a tutte le anime in cammino, tutti i mondi e le dimensioni. Allora, potresti chiedere a Marina se c'è un modo per contattarla direttamente, social o mail? Tu, Marina, hai una mail che riguarda la tua grafologia, perché tu sei grafologa, quindi tu studi la grafologia. Qual è la tua mail? La mia mail è l'unica che ho, che è tonini.marina@lascrittura.net. Se mi vogliono contattare lì, scrivono questa mail. Ecco, ma tu hai analizzato la scrittura di Gaspare? No, non l'ho mai vista la scrittura di Gaspare, sinceramente. Ah. Non c'è mai stata occasione. Ok, allora,
Ma che tipo è? Ecco la mail, tonini.marina@lascrittura.net. Una cosa, Marina, che mi colpiva di Gaspare De Lama era la sua onestà. Cioè, quando tutti lo esaltavano, lui diceva, però lui diceva, io non sono ancora amore. Io non cioè, citava ad esempio, mi ha citato nell'intervista di un carabiniere che in un paese è stato ucciso un nazista e hanno detto, se non salta fuori il colpevole facciamo una strage, e un carabiniere, credo, ha detto, o un prete, non mi ricordo più, ha detto, sono stato io, e non era stato lui, e lo hanno ucciso, e ha salvato tutti gli altri. Dice, quello è amore. Però vi voglio far vedere questa intervista, questo brano dell'intervista, dove io gli chiedo se lui ha imparato, cioè avere a che fare con gli extraterrestri, cosa ha imparato, e lui molto onestamente dice questo. Allora, tu, sì, dalle esperienze con gli extraterrestri, sì, dall'esperienza con Osho, hai imparato così bene ad essere un buon discepolo? O sei lontano dalla perfezione? Noi siamo lontani, sì, dalla perfezione. Poi la perfezione non esiste. Ok, ma ti sei meritato una dimensione superiore quando andrai dall'altra parte? Dunque, chi lo sa? Io, il mio piccolo mondo è questo. Ho avuto delle esperienze, le più belle sono state gli amici e Osho. Allora, so, perché sono onesto, so che non sono ancora amore. Sulla Terra ci saranno poche persone che sono amore, però ci sono dei rimedi. Qual è il rimedio che consiglia Osho? Un'etica, la scelta di un'etica intelligente. Allora, io non sono amore, ma quando sono implicato in qualche cosa, scelgo un'etica che è simile all'amore, anche se non è amore. È l'etica dell'attore. Noi abbiamo conosciuto un attore tra i maggiori italiani che si interessa di queste cose, e quando gli ho detto questa cosa di Osho, la strada dell'attore, benissimo, così mi alleno tutto il giorno. Tu ti metti in mente di essere un attore con un regista ipotetico che ti ha detto devi far la parte dell'illuminato e tu reciti. È molto meglio una recita falsa con un'etica d'amore che una verità vera, idiota e cattiva. Tu reciti, uno ti dice cretino, ti avrebbe voglia di dire no, cretino sei tu. Ma no, caro, ma dai, ma siamo qui per divertirci, parliamo. Rispondi qui. In principio le parole ti escono a fatica, i gesti sono di un attore deprimente. A lungo andare si raffina la recita, gli attori veri che fanno la parte di un disperato piangono, si immedesimano e piangono. Non c'è più bisogno della lacrima di glicerina. Tu reciti sempre meglio, ti viene sempre più facile, la gente in giro a te cambia. Non sei amore, muori che non sei amore, ma hai fatto gli atti di una persona. E contribuito al bene, insomma, ecco, senza essere amore. Di una persona intelligente che ha capito qualche cosa. Sì. La strada dell'attore è una strada suggerita da Osho. Ecco, tra l'altro mi segnalano che si chiamava Salvo d'Acquisto, giusto e vero, il carabiniere che si è sacrificato, quello che citava come esempio di amore, appunto, Gaspare. Fra l'altro, Marina, dietro Gaspare c'è quell'astronave che gli hai regalato tu, quell'astronave luminosa. Sì, per il suo 101esimo compleanno gli ho costruito questa astronave perché ce l'avesse sempre lì col raggio che poteva portarlo su. Volevo dirti una... Cos'è che dice Luca? Anche la torta... Marina aveva fatto una torta bellissima fatta con un'astronave, anche quella era molto bella. Ma perché Gaspare si divertiva un sacco, allora mi divertivo anch'io. Ecco, fra l'altro tu, Marina, hai detto che lui
praticamente non voleva mai fare i compleanni, mentre invece ha chiesto di festeggiare il compleanno dei 102 anni. E quindi tu, dentro di te, mi ricordo ne parlammo, dice non vorrei che se ne vuole andare, se ne voglia andare. Sì, perché tutte le altre volte ero sempre io che insistevo, dai Gaspare che veniamo su, facciamo. E lui diceva, ma sì, non so, insomma non gli piaceva tanto festeggiare il compleanno. E invece quest'ultimo giugno è lui che mi ha detto, mi organizzi la festa. E io ho detto, va bene, ma perché me lo chiedi, la prima volta che me lo chiedi? Non vorrei mica andartene, vero? E lui ha fatto un sorriso, ha detto, ma no, e invece era, ma sì, Allora, visto che hai detto che lui si divertiva, quale barzelletta volete ascoltare? Tanto le c'eravate anche voi quando le raccontava. C'è quella dell'omino piccolo, quella del moscone che mangia la cacca, poi c'è quella di Osho sulla sgualdrì, quella di Osho. Quella di Osho, ok. Anche perché c'è una spiegazione strana, perché alla fine sentirete che Gaspare dice che Osho diceva che la barzelletta è importantissima, perché quando ascolti una barzelletta e ridi, praticamente sei nel qui e ora, che il qui e ora è quello in cui noi dovremmo stare, che è stranissimo che Osho dicesse, intanto sentite questa barzelletta di Osho Volete una barzelletta di Osho? Perché Osho raccontava le barzellette? Le inventava. Ah. Le inventava Osho. Inventava le barzellette perché quando tu ascolti una barzelletta, se ridi, sei in quell'attimo pochi istanti, ma l'assaggi, sei nel qui e ora. Sei? Nel qui e ora. Ah. Quando ridi per una barzelletta, non c'è altro che quella barzelletta lì, il fatto umoristico, c'è solo lei. Se hai dei grattacapi grossi, allora non ridi, perché sono più grossi della barzelletta. Ma se ridi, sei nel qui ora. E allora dimmi la barzelletta di Osho. Ecco, allora, una delle barzellette di Osho. C'è una festa VIP di gente allocata, attori, politici, e c'è lì una bella donna, ancora giovane, molto fine, vestita molto bene, c'è un signore che si avvicina, gli si presenta e porta lì una coppa di champagne, dei pasticcini, cominciano a parlare, parlano di politica preparatissima, parlano di teatro preparatissima, di cinema, di letteratura antica, moderna, una preparazione, parlo di politica preparatissima, e lui meravigliato, così giovane, dice, ma signorina, ma lei è un portento, ma scusi, che mestiere fa? E lei candidamente, adesso faccio la sgualdrina, rimane un po' lì, però uomo di mondo, fa finta di niente, e dice, sì, adesso, ma prima, e beh, prima ero ancora più giovane, ho studiato, ho preso 3 lauree, filosofia, belle lettere, giurisprudenza, poi ho studiato lingue, francese, tedesco, l'inglese, lo spagnolo, il russo, il cinese, ma le sa bene, come l'italiano, ma signorina, ma mi permetta l'ardire, ma con tutta questa potenzialità nelle sue mani, tutto questo sapere e le lingue e le lauree, ma mi scusi, ma perché adesso fa la sgualdrina? E lei fa, ah no, fa, ma quello non c'entra, quello è stato un colpo di fortuna. È di Osho. E con questa barzelletta di Osho io saluto Gaspare De Lama, che per i suoi 102 anni c'ha ancora la voglia di vivere e di divertirsi negli occhi. Che bello, eh? Bellissimo. Sì, guarda, cioè, penso che mi riguarderò questo video Red per un bel po', perché
perché veramente sembra che sia ancora qua ed è bellissimo. Ma sai, è una sensazione strana che mi è successa. Mi è successo quando se ne andò Lucio Dalla. Io ricevetti la telefonata al mattino e mi hanno detto Lucio Dalla non c'è più. Perché io mi sono immerso nell'archivio ed era impossibile che non ci fosse, perché era lì, mi stava parlando, mi stava cantando, stavo scegliendo i pezzi. No? La stessa cosa l'ho fatta in questi tre giorni, perché per scegliere questi pezzettini, vedere anche le durate, scegliere il momento in cui iniziare, mi sono ascoltato ripetutamente tutte le interviste, no? Ed è fantastico. Credo, se voi poi volete, nel mio canale YouTube cercate Gaspare De Lama e ci sono gli integrali, perché c'è tutto il percorso. C'è anche una roba che non riuscirò a fare stasera, magari la pubblicherò prossimamente, c'è anche quel piano sequenza in soggettiva di lui che fa un discorso di 40 minuti, che l'ho fatto lì al tavolo dove avevamo appena festeggiato il suo compleanno, dove lui è incredibile perché passa da un argomento all'altro, tutto correlato, con delle verità pazzesche. E piano sequenza significa che non c'è un taglio. Non c'è un taglio, e soggettiva significa che è come se tu vedessi con i tuoi occhi. Quindi con i miei occhi io guardavo questa cosa, guardavo Gaspare, che mi raccontava queste cose. Vedete, viviamo in un'era in cui non solo in televisione c'è il litigio, la falsità, ma su internet ci sono le persone che tagliano continuamente e i discorsi sono fatti di pezzetti, ok? Il momento stesso in cui voi vedete uno che dice e allora io gli ho detto non è vero, però io sono stato bene, non è vero. Ecco, questo montaggio fatto così fa già capire che non è la verità quello che sta succedendo, ma è una recita montata a tagli, ritagli e frattagli, come il programma che faceva Arbore. E guardare queste cose, andatevele a rivedere, perché i suoi discorsi sono talmente densi, poi ne ascolteremo un altro paio adesso, cioè lui affascinava per come parlava, perché prima c'è stato uno che ha detto non vale, qui se uno ha dei dubbi voi lo ridicolizzate, non è vero. Allora, io sono un fanatico della canzone Abbi dubbi di Edoardo Bennato, non è se uno ha dei dubbi, è se uno ha delle certezze. Qui noi non stiamo esprimendo certezze. E Fabio, mio amico, ciao Red, un saluto dalla pausa lavorativa. Tutto il periodo pandemente ci hai permesso di scoprire persone come Gaspare, Marini e tanti altri, alcuni insieme all'Om di Rimini. Condivido le spend e torno a lavorare. Sì, perché Fabio Gagliotti lavora 6 mesi per fare 6 mesi di vacanze in giro per il mondo, quindi lavora duro. Okay? Quindi è questo il concetto. Il dubbio va bene, è la falsa certezza che non va bene. È quello che dice, che cazzo dici, io lo so, non lo sai. Noi non stiamo dicendo, cioè, noi non stiamo dicendo che c'è una verità. Noi stiamo parlando di cose vissute, di situazioni vissute. Dico bene, Marina? Ma guarda, Red, io credo che le cose vissute fanno parte della verità. Quindi non è che noi critichiamo chi non ha dei dubbi. I dubbi, cioè, qualcuno ha detto cogito ergo sum, ma poi trasformato in dubbi. Sei sparita, Marina, sei frizzata. Ti sei frizzata e non sento più niente. Devi tornare dentro. Ok, Gasperone vola nell'infinito, eccoti qua. No, non è tornata dentro, ma sbagliata. Che sta succedendo qui? Vola nell'infinito come hai tanto desiderato. Vediamo, ci sei? Sì, sì. Dimmi Marina, cosa stavi dicendo? Che il dubbio è una forma di intelligenza e quindi noi non siamo a criticare chi ha dei dubbi, però davanti a delle certezze che ormai sono comprovate, cioè ormai non si può più negare,
A quel punto è ostinatezza, non è più dubbio, è la volontà di, come dire, di mettersi in competizione, di non voler affrontare quello che è ormai così tangibile. Cioè, ci sono delle persone che fanno ricerca, non è che si divertono a dire no, gli UFO esistono, ma in realtà non esistono. Cioè, sono persone che hanno dedicato la loro vita a questa cosa. Io ho dedicato la mia vita a questa cosa perché per me è stata talmente grande e veramente incredibile che non potrei aver fatto, cioè non potrei fare altro che questo. Cioè non esiste altro perché l'essere umano diventa piccolo come una formica davanti a un'esperienza così. Quindi noi accettiamo i tuoi dubbi, però ti stiamo dicendo, ragazzo, guarda che questa realtà esiste, ormai è comprovata, l'ha dichiarato la NASA, insomma, voglio dire, è una realtà che ormai è un dato di fatto. Quindi davanti a un dato di fatto non è questione di aver dubbi, è questione di cominciare ad avere delle certezze, perché di fatto la certezza, quando è certezza, è una bella direzione ben definita, ti fa evolvere, ti fa comprendere, no? Se proprio poi non vuoi sentire non c'è peggior sordo, cioè non possiamo farci niente. Ok, allora guarda, ne approfitto a proposito di certezze per mostrare una foto, le foto che ha fatto Gaspare De Lama, che sono finite in pratica con la copertina del Corriere della Sera. Stiamo parlando di tanti anni e anni fa. E questo è lui che le mostra e racconta questo fatto. Questa è la domenica del Corriere del 1962, che dice dischi volanti su Milano. Sì. Ecco, che questo l'ho fatto per... Ma dice che anche una partita della Fiorentina è stata Sì. interrotta per dischi volanti. Sì, quella è nota. Misteriose apparizioni indietro, nel cielo di Milano, vai indietro. Ecco. Ecco qua. Ecco. Qui dove abitavo io. Ma tu ne avevi già visti in quel Questo periodo? sono io. A quello lì sei tu? Sì, Gaspare, il pittore Gaspare De Lama. Mi ha Scusa. intervistato Gibaudi, Sì. ma tutta una messa in scena, perché noi abbiamo detto che era casuale, invece era per appuntamento. E qui se vuoi, velocemente te li guardi, ci sono, perché io ho fatto tutto il nastro, qui l'hanno pubblicato, ecco. Ah, quelli, cioè tu hai detto fatevi vedere che io vi fotografo. Ma è una storia un po' lunghetta, occorreva, siccome la domenica Corriere andava all'estero, occorrevano delle genti svizzere che venissero. È andato in Svizzera, è stato letto, le persone, ero io che fotografavo, mi hanno telefonato, è una cosa lunga, Vabbè, ecco. comunque eri giovane, eri un bel ragazzo, eh? Insomma, sì, non ero brutto, Sì, qui non sono, ero più capriccioso come faccia, qui un po' più, boh, Un po' più seria. sì, non ero proprio così, la fotografia cambia. E queste sono tutte le fotografie che ho fatto allora. In poche parole, quando sono andato alla Domenica Corriere, Combinazione, era il giornale più diffuso come settimanale, e io avevo un cugino che era nella redazione del Corriere della Sera, Ravegnani. Allora gli ho detto, senti Adriano, mi è successo di fare un disco volante. Mi presenti tu, almeno puoi dire che non sono un imbroglione. Mi presenti, lui non sapeva niente di amicizia, niente. Gli ho detto anche lui che era una combinazione. Ero andato, la scusa, che io ero andato sul mio terrazzo perché volevo fotografare a Milano con dei comignoli per farne un quadro. E allora gli ho detto, mi presenti tu, il direttore, se vuoi, ma senz'altro, Gaspare, vieni. Poi conoscevo Dino Buzzati, sai chi era Sì, Dino? certo. Era amico mio.
perché io in quegli anni che ho fatto il direttore della galleria, ho fatto la mostra di Bozzati, che era un uomo intelligentissimo, uno scrittore stupendo, ha scritto anche il libro, i 60 racconti di Bozzati, uno dei racconti intitolato Un disco volante. Molto divertente, molto bello. Beh, ero suo amico perché gli ho fatto la mostra. Lui dipingeva segretamente, era un uomo intelligente, sapeva che non era pittura la sua, erano dei dipinti colorati, ma intelligente, erano intelligenti anche i dipinti, di gusto, erano divertenti. E io e alcuni altri li abbiamo convinto a fare una mostra. Ha fatto la mostra nella galleria che dirigevo io. Siamo diventati ancora più amici e gli ho detto: senti Buzzati, senti Dino, puoi spalleggiarmi quando vado? Ma senz'altro, Gasper, anche lui faceva parte della redazione della. Il Corriere. Ecco, per cui il direttore mi ha accolto così, li ha fatti vedere comunque i negativi, li ha fatti vedere, li ha fatti visionare. Andava tutto bene e me l'ha pubblicata. Ecco, questa è la T'hanno storia. dato la copertina. E t'hanno dato la copertina alla tua storia. Sì, un piccolo particolare, si esce dalla redazione, siamo io, quello che ha firmato questo articolo, Bruno Ghibaudi, lui era un giornalista di professione, quindi lui si è fatto pagare l'articolo. Io no, non ho voluto niente. E anche tutte le conferenze, te lo dico per ogni evenienza. Tutte le conferenze che faccio, qualsiasi cosa faccio, io non voglio un soldo, non prendo un soldo. Anche quando mi dicono, no, c'è dell'aba, no, grazie, io non devo prendere un soldo. Non è che non voglio, non devo. Allora, Dino si esce e Dino Buzzati parla con me, usciamo dalla redazione, andiamo a prendere il taxi, quello che è. E parlo con Bruno Ghibaudi e parliamo di queste cose, perché io l'ho visto per combinazione. E siccome c'erano dei giornali allora che ne parlavano, Dino Buzzati fa delle domande e Ghibaudi gli risponde con delle risposte che non sono tanto di quello che è. E Dino Buzzati continua a chiedere di più. E Ghibaudi gli concede sempre di più, senza dire del gruppo, di noi, però è un bel momento. Buzzati fa una domanda molto, molto vicino al dunque e Ghibaudi gli dice: Buzzati, le piacerebbe conoscerli? Stavamo camminando, Buzzati si ferma, gli tremano le labbra, sta lì un attimo e dice: no, se non mi metto a piangere. E abbiamo cambiato discorso. Te capì? Ha capito che cambiava tutta la sua vita, ma deve aver capito. Cioè, vedi, Marina, anche in questo caso la gente ha paura. Uno grande come Buzzati ha paura di quella che può essere una verità diversa da quella che lui conosce. Sì, devi fare i conti con l'orizzonte che si allarga, quindi è un impegno. Magari una persona non se la sente. Quando ti capita tra capo e collo che non hai alternativa, allora lì è un regalo poi a posteriori, perché subito è una bella botta. Io Certo. non avrei, ma non mai ci avrei creduto se mi avessero detto un giorno incontrerai gli extraterrestri, avrei riso, avrei detto sì, dai, cosa dici? Poi in realtà dopo è bella faccenda, insomma. Dico, Ok. malgrado tutte le mie crisi, malgrado tutto, io non tornerei indietro. Cioè, non, se mi dicessero vuoi tornare al giorno prima di quello che è successo, direi no, voglio continuare su questa strada perché comunque, malgrado il peso, mi ha reso migliore questa storia. Allora, una cosa che ci tenevo a dire, che esula un attimo, è come un momento di informazione in generale. Allora, dopo continuiamo, c'è un altro video, c'ho eccetera. Noi mercoledì 7 saremo in onda col nuovo Roxy Bar. Quando mi ha chiamato
un artista che ritengo molto importante e mi ha detto: io verrei da te il nuovo Rock Show il 7. Io gli ho detto: guarda che il 7 siamo indecisi se andare in onda o no, perché su Rai 1 c'è qualcosa di degli eventi, un evento, no? E lui ha detto: e chi se ne frega? Ha detto: hai ragione, quindi noi mercoledì saremo in onda col nuovo Roxy Bar. Un'altra cosa, e chiedo a Roberta di mettere in sovraimpressione, un'altra cosa, oggi mi sono sentito con Alberto Ferrarini che mi ha aperto un canale WhatsApp, mi ha detto: aprilo anche tu, e ho detto: perché no? Ho aperto un canale WhatsApp, perché? Perché abbiamo bisogno di molti mezzi di comunicazione. Adesso vi comparirà il link, comunque l'ho pubblicato sulla mia pagina Facebook, l'ho pubblicato sulle mie storie di Instagram. Perché? Perché bisogna avere tanti mezzi di informazioni, perché in questo momento l'informazione è, ecco, questo è il link. Copiatevi questo link, fate uno screenshot, non so come si faccia. Questo è il link, anche su Facebook, ecco il link, eccolo qua. Questo è il link. Iscriviti al mio canale WhatsApp. Perché? Perché ci sono tanti modi di... Noi in questo momento siamo contemporaneamente in diretta su redronny.tv, Redronny TV, YouTube, Facebook, Twitch, Twitter e Instagram. Ho un canale che si chiama Sir Redronny su Telegram, che mi hanno boicottato e quindi impediscono di mettere i commenti. Allora ho dovuto aprire un altro che si chiama We Have a Dream, dove ci sono i commenti. Ho chiaramente Instagram, eccetera. Ho il mio stato di WhatsApp, ma solo perché ha il mio numero. E poi è importante un canale WhatsApp. Allora, il canale WhatsApp, l'importanza del canale WhatsApp è che ognuno è anonimo. Quindi uno entra, non è che io vedo il numero, uno... Ed è un modo per comunicare in maniera molto veloce. Inoltre io spesso dico, e dicevo, questa diretta, questo link, ad esempio il link del nuovo Roxy Bar di mercoledì sera, condividilo anche via WhatsApp. Per le persone a volte è pigrizia di stare lì, capire come si fa a copiare un link e metterlo su WhatsApp agli amici. Avendo un canale WhatsApp significa che ti copi il link, eccetera. Inoltre lo uso in maniera diversa. WhatsApp mi dà l'idea di una immediatezza. Quindi, ad esempio, 20-30 minuti prima di questa diretta ho raccontato la diretta che avremmo fatto. Quindi diventa una cosa molto più immediata ed è importante questo tipo di comunicazione. Quindi iscriviti al mio canale WhatsApp. E altra cosa importante, però, sopra c'è una campanellina. Fai sì che si attiva, così io non ti romperò i coglioni con tanti, non ti metto tanti link, i link li vedi su Facebook, però le notizie immediate, veloci, ad esempio sta per partire il nuovo Roxy Bar, succede questo, ti faccio un vocale, ecco, queste cose sì, però se tu non metti la campanellina non lo vedi, non ti appare, devi andare qui, vedi, qua ti faccio vedere come funziona, questo è WhatsApp, ok, devi andare in aggiornamenti, ok, aggiornamenti, Mary mi dice, Mary e Ilaria e Giorgio sono già iscritte, devi andare in aggiornamenti e dopo vedi il canale, questo WhatsApp dei Redronny, però se non fai questo non ti arriva, quindi tieni la campanella accesa. Finito questo, noi ci vediamo poi, importante, mercoledì sera con il nuovo Roxy Bar, e anche mercoledì saranno una di quelle puntate, eccetera. Mercoledì io sarò al Roxy Bar, perfetto, che bello tutti i mercoledì guardare Red e non, vabbè, non lo scrivo, quindi grande, io ci sarò da quando tempo, questa è una domanda per Marina, da quanto tempo non li vedi Marina o non hai contatti? Beh, vederli ne hai visto, credo Sigi, non so, da quanto tempo non hai contatti Marina? Beh, allora, contatti ce li ho sempre, ma in realtà... È bello, no, fermati. La cosa bella di Marina è che l'ho anche chiamata, perché lei cosa fa? Lei si mette così e parla e si sente, dopodiché piano piano, va dietro così. Io non avevo mai visto Marina, io ho fatto molti, molti collegamenti con lei, no? E non l'avevo mai incontrata dal vivo. Io pensavo fosse una nanetta,
perché lei sta sempre là così, laggiù così, no? Quando l'ho incontrata, cavolo, è alta come me, dico, ma cavolo, com'è che è imponente, capito? Perché lei, durante la diretta, lei fa così, proprio, è come se io facessi così. Allora sì, i contatti li ho avuti quando... Sì, beh. Dico bene, Luca, è così, no? Sì, è così. Stai zitto Luca, che dopo ti manda addosso Sissi, che non esci mica di casa se ti manda contro Sissi, la sua cagnolina. Allora, Marina, da quanto tempo no, li hai anche adesso i contatti, no? Sì, no, i contatti li ho sempre, ma che non fisicamente, diciamo da luglio dell'anno scorso, quando ho incontrato Kenyo su in montagna, ecco, per cui fisicamente un anno e mezzo in realtà. Allora, poi fra l'altro, Red Marina, come la grafica degli alieni ha studiato... Marina, com'è la grafica degli alieni? Ma non scrivono loro. Com'è la... No, no. La scrittura vuoi dire? Non l'ho idea, cioè sono dei simboli, ma non ho mai avuto occasione di analizzare la grafia degli alieni, sinceramente. Sarebbe interessante. Eh beh, ma sì, magari. Allora, altra cosa che volevo dire, Gaspare de Lama discende dalla nobiltà spagnola, il primo antenato fu Joseph, questa è bellissima, che ne sai tu? Gaspare de Lama, l'unica cosa che sa della vita precedente è che era un pirata, e lo dice anche, era un pirata e quindi... Allora, Red Cross è un dilettante nel tuo confronto a fare l'imitazione. Guarda che a me piace imitare, perché anche come camminano, come cose. Marina è proprio, Marina è bellissima, sicuramente la stanchezza, no, non è stanchezza, no, lei proprio, vedete, allora, quando io vorrei fare, non si può fare, ma vorrei andare all'inizio della diretta, lei era su, no? Era su circa la mia testa. Vedete adesso la differenza tra me e lei? Cioè lei è proprio, sta sprofondando, e il fatto che trascina giù anche Luca, perché anche Luca va giù come lei, cioè tutti e due vanno giù. Quindi noi vediamo un casino di cose là in alto, e loro a metà bassi, piccolini, quindi... Domanda a Marina, ultime notizie per quanto riguarda la Terra? Ultimatum. No, ultime notizie. Ultimatum alla Terra. Ah, ultimatum alla Terra? Allora, no, c'è una roba. Ecco, il pianeta Terra, guarda, vi faccio vedere una cosa che ha detto Gaspare. Gaspare ha detto questo. Ecco qua, il pianeta Terra partirà per un viaggio. Guarda. Tra un po' di tempo il pianeta Terra partirà deciso per un viaggio che finalmente lo porterà un po' più in alto. Questa partenza non sarà generale di tutto il pianeta Terra, perché molti non ne vogliono sapere neanche adesso. Libero arbitrio, hanno tutte le ragioni per scegliere quello che devono. Non sono delinquenti, non sono... Non vogliono fare un cammino, sono persone a posto e continueranno la loro strada. Anche adesso ci sono delle differenze. C'è gente che si interessa alle nostre cose, gente che non ne vuole sapere. Non c'è niente di male, ognuno fa la sua strada. Però comunque ci sarà la partenza di una bella fetta dell'umanità. Questa partenza sarà così decisa che sarà un po' palpabile, un po' visibile. Non lo è ancora. Oggi ci troviamo tra amici e noi possiamo constatare che la pensiamo tutti uguali. Però quello là che passa su quella montagna là, boh, potrebbe essere. E invece, quando pare che sia un terzo come noi, manca poco, un po' più di un terzo, manca poco e poi partiamo decisamente. Quello che volevo dirti è questo, che non so se è sicura la voce. Chi me l'ha detta
me l'ha detta dicendo: con una certa percentuale sicura, ma anche lui non è sicurissimo. Cos'è? Il primo paese che farà il passo iniziale, la prima rincorsa, il primo cenno visibile sarà l'Italia. Io ho detto noi? Sì. Noi italiani? Sì, abbiamo tanti difetti, ma abbiamo certe qualità. E poi c'è questo, che abbiamo avuto il Medioevo, un'epoca stupenda di pittori, scultori, poeti, e Dante, e Petrarca, e Michelangelo, e Caravaggio, e tutti dei geni che non erano dei santi, però hanno dato tanto amore con le loro opere, hanno dato amore, non avevano il coraggio di amare, ma hanno dato amore con le loro opere. Questa gente ha scelto ancora l'Italia per reincarnarsi, perché ha amato questo paese, e sono qui pronti ancora a dare amore in una maniera diversa. Saranno i nostri futuri capi di Stato, come dovrebbero essere, saranno quello che saranno. L'amore che è andato attraverso le opere le daranno attraverso la posizione che assumeranno. Questo mi hanno detto, c'è una caterva di geni che si è reincarnata e darà in maniera diversa energie a questa Italia per muovere le acque. Mi hanno detto così. Poi se è una fantasia, a me non importa che sia l'Italia, l'Africa o tutti insieme, ne va benissimo. Allora, un'informazione, in tanti stanno dicendo che non trovano il canale, ma è molto semplice, a parte che vi viene messo in sovrimpressione il mio canale WhatsApp, però sulla mia pagina Facebook c'è il link, sulla mia pagina di Telegram c'è il link, l'ho postato oggi, e quando finisce questa diretta lo metterò il primo commento fissato in alto di questa diretta. Allora, stanno scrivendo in tanti che vogliono sapere, Marina, voglio sapere, ma si parte, Marina è ancora andata più giù, è il divano che si sgonfia. No, sei te che ti piace stare poleggiata. Quindi, allora, chiedono, ma quando si va dall'altra parte, cioè quando avviene questa roba e si parte per il viaggio, si parte col fisico o con l'anima? No, tra l'unione tra i mondi intendono. Sì. Dall'altra parte significa andare dove è andato Gaspare. Sì. No, è l'unione dei mondi di cui si parla. Dei mondi, ragazzi, cioè io non ho tutte le risposte, loro ti danno delle informazioni a pizzichi e mozzichi, io vi riporto quello che dicono, però faccio delle supposizioni. Secondo me cioè è un corpo forse con delle caratteristiche più leggere, però perché è più consapevole, perché l'unione del mondi materia e spirito, se lo spirito prende, diciamo, il sopravvento sulla materia, come sarà? Evidentemente ci sarà una trasformazione che ci farà sì che siamo un corpo fisico meno denso, voglio supporre, perché non si salta da una dimensione all'altra come dalla prima elementare alla quinta liceo, cioè bisogna fare dei step, quindi credo che sarà con un corpo fisico meno denso, altrimenti sarebbe la morte è un'altra cosa. Non esiste, ma diciamo, per spiegarsi sarebbe un altro passaggio di altro tipo, insomma, la fine della vita, inizio di qualcos'altro. No, ma difatti, se voi andate a vedere, adesso non lo faccio vedere stasera, ce l'ho la clip metro, sono 10 minuti, non ce la faccio. Se voi andate a vedere nell'intervista a Gaspare, Gaspare spiega anche la differenza tra anche il minerale ha un'anima, e quindi la differenza tra il minerale e nell'evoluzione, cioè il minerale è più duro, poi mano a mano che si evolve si diventa più teneri,
cioè c'è più distanza tra le cellule, tant'è vero che gli extraterrestri sono più leggeri, sono alti 2 metri e passa e pesano 20 kg, quindi spiega questo meccanismo in cui più vai avanti meno hai un peso corporeo, quindi questo. A chi cerca... Aspetta che c'è Federica Rotta che dice, lei che vive in Messico adesso, a chi cerca risposte dagli altri, fate esperienza diretta, uscite dalla comodità di sempre, cercate e le troverete. Quindi, cosa dicevi Marina? Che la frequenza crea la forma, quindi ad ogni forma corrisponde una determinata frequenza. Se la frequenza sale, diventa più veloce, diventa più, il corpo fisico diventa meno denso. È quello che loro dicono, che in dimensioni più alte il corpo fisico è meno denso, cambiano anche quindi poi le abitudini. Ad esempio V56 mi raccontava Gaspare, anche prima loro andavano, diciamo, mangiavano ogni 15 giorni e andavano in bagno ogni 15 giorni, cioè non sono come noi, no? Quindi hanno una fisicità diversa. Ok, guarda Marina, siamo arrivati alla fine, c'ho un ultimo video che mostro, che dura sui 10 minuti. È un video dove visto che parliamo di Gaspare De Lama, che se n'è andato, lui parla di che cos'è la morte, dice anche come muoiono gli extraterrestri e dice anche perché non bisogna avere assolutamente paura della morte. Quindi guardiamo questo video ed è molto bello. La parola magica è reincarnazione, sì. Che dovunque si parla di reincarnazione, cioè dovunque le persone illuminate parlano di reincarnazione, sì. Ma gli extraterrestri parlavano di reincarnazione. Certo. Ah, sì? Ma loro si ricordano le vite passate, loro non hanno paura di morire anche per quello, perché loro... E per loro è un trapasso, se ne vanno in un'altra dimensione, ma loro si ricordandosi le vite passate, come fanno a aver paura? Sanno che ci sarà un'altra vita, come c'è stata prima e ci sarà dopo. È come per te. Hai paura di andare a letto a dormire? È la stessa, no, cosa. Perché l'hai fatto 1000 volte, anzi ti arrabbi se non dormi perché il giorno dopo sei stanco e non puoi lavorare bene. Allora... Perché non hai paura di dormire? Perché l'hai fatto 1000 volte. Loro è una dimensione, quella dopo di noi, che cominciano a ricordarsi le vite passate. Allora si ricordano 1000 volte, sono morti, sono rinati, che paura hai quando una cosa la conosci. Quando tu dormi ti annulli, non ci sei più. Non hai paura di annullarti, no, perché? Ma perché dormire è una cosa naturale, è così per loro. E poi l'esperienza della morte, noi la chiamiamo morte, ma loro l'hanno fatta chissà quale. Se si ricordano le vite passate, l'hanno fatta tante volte, e si ricordano il trapasso, come avviene. È una cosa, deve essere bellissima. È un po' come quando uno va in coma, esce dal corpo e vede tutto dall'alto, perché il corpo astrale è uscito dal corpo fisico. Scusami, gli dico come muoiono loro, mi hanno raccontato, noi l'abbiamo chiesto, ma voi morite di vecchiaia, morite di malattie, sapevamo che non muoiono, però ci hanno raccontato come muoiono. Allora, come vita loro potrebbero vivono di media 3.000 anni, dei nostri, faccio sempre delle cifre che possiamo connettere, perché poi cambiano i tempi, ma non importa, vivono 3.000 dei nostri anni, tanto per avere un'approssimazione di quanto è. Non muoiono di malattie, come muoiono? Muoiono perché hanno fatto in 3.000 anni quel percorso adatto ad accumulare quel malloppo, tra virgolette, che occorre per andare in una dimensione superiore. Quando hanno raccolto un malloppo d'amore, di vita, di esperienze, per cui salgono di dimensione, muoiono. Se lo raggiungono dopo 2000 anni, muoiono dopo 2000 anni. Allora, se vogliono stare lì di più, stanno lì di più. Rigenerano le cellule fino a 30-40 mila anni,
possono raddupparle anche di 3.000. Allora, come muoiono quando hanno raggiunto, dice, io qui ho finito, anelo andare di là, ho raccolto a sufficienza un bagaglio per essere promosso, poltrone simili alle nostre, una bella seduta, si parla con gli amici, si schiaccia un bottone e vai. Quindi è un'eutanasia. Dolcissima, bellissima, allegrissima. Però perché invece dicono che l'eutanasia e toglierci la vita, il suicidio, non è permesso a noi? Perché sono cattolici. Credenza è così. Siamo cattolici. Così, ecco, certo, uccidersi con la propria mano, salvo eccezioni, perché c'è sempre un'eccezione, uccidersi con la propria mano, ripeto, salvo eccezioni, bisogna vedere perché e per come, è perché vuoi evitare un dolore che non riesci a superare, preferisci nulla alla morte. È diverso. Cosa succede? Che nella prossima vita ti ritrovi ancora a dover superare un passaggio così. Era un dolore economico, era affettivo, non ha importanza. Lo stesso peso te lo ritrovi, devi passare di lì. Hai creato un nodo, delle disarmonie che devi passare di lì. E quindi ammazzarsi non è che sia un peccato avere inferno, ti ritrovi allo stesso punto. Sì, non serve a niente il suicidio. O prima o poi devi superare con l'impasso. Ma loro non si suicidano perché sono stanchi della vita, perché sono depressi o perché soffrono o hanno sofferto. Sì, vanno di là perché ormai hanno saturato questa vita, non, sentono il bisogno di andare avanti. Di superare questo stadio e continuare. Sì, occupano nella società un posto, c'è un'anima che preme a venire, è come per noi, tu stai bene nella tua casa. C'è una villa al mare, ti godi il mare, l'aria, l'ambiente tutto allegro, più bello, cambi casa, non c'è il lavoro, non c'è bisogno di lavorare, tu qui là, lasci questa casa e vai in una casa migliore, è la stessa cosa. Vai dove stai meglio, dove tutto è più bello. È un'aspirazione. Al salire. Però non e è poi che... è insito, fa parte del nostro non stare fermi, salvo quelli che dormono. Quando uno comincia nella ricerca, che capisce qualche cosa, non occorre Osho, non occorre nessuno, è proprio il nostro istinto. Lo fa perché è bello questo cammino. Ci è divertente. L'evoluzione. E l'evoluzione ci affascina. Io non lo faccio perché sono una conto, voglio andare in paradiso e non all'inferno. Lo faccio perché mi diverte, mi affascina. Deve essere fatto così. Se lo fai con speculazione, non è sincero. Ti dico di più. Abbiamo parlato di Dio, che in eterno evolve, in eterno evolve, in eterno evolve. Dio crea il suo universo, un altro arriva a essere Dio, crea il proprio universo, lei creerà il suo universo, tu, lei, che ma quanti universi ci sono? Infiniti. Quello là che passa su quella strada là, creerà il suo universo, no, siamo 8 miliardi noi, tutta la Terra e tutti i pianeti, ma quanti universi? Ma lo spazio è infinito, gli universi sono infiniti, ma per quanto tempo? Per l'eternità ci saranno sempre un Dio che arriva e creerà il suo universo, per l'eternità. Madonna, ma quando sono, è cominciata? E ci sono sempre stati. Ma quando è cominciato? Da sempre. Da sempre. Beh, il concetto del tempo non riusciamo a capirlo, è la più grande trappola. Io l'ho chiesto, ma che scopo ha tutto ciò? Adesso dico la cosa più difficile,
da capire, semplice da sentire, ma difficile da capire. Io stesso non ci sono ancora arrivato, lo confesso. Cerebralmente, ma con le fibre del mio corpo non ci sono ancora arrivato, ed è questa. Me l'ha detta Osho e l'hanno detta anche a loro. Una delle cose che collimano. Tutti questi universi, questo anelito al bene, questo crescere, questo diventare Dio che continua a crescere, tutto, eccetera, 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 eccetera. Che scopo ha? Risposta. Semplice. Poi ci argomentiamo sopra se vogliamo. Risposta semplice questa. Se tutto ciò avesse uno scopo, sarebbe orrendo. Il bello è che non ha nessuno scopo. Loro risposta. Lo scopo è sempre una speculazione, un perché, un per come. È mentale lo scopo. È così perché non ha scopo. Perché è così? Io ci ho ragionato sopra, faccio fatica a capire dov'è la bellezza, perché non ha scopo. Ma hanno risposto così, te lo dico, pari pari te lo dico. È un fiore, ha scopo un fiore. Nasce bellissimo. Tante cose sono così nella vita, senza scopo, belle però, bellissime. Non c'è bisogno dello scopo. Lo scopo viene dalla mente, che vuole sempre uno scopo. L'amore della mente non se ne fa niente. L'amore è attutito la mente totalmente. L'amore è l'amore, basta. L'amore è l'amore, basta. Che belle queste cose che dice. Guarda, sono di una grandezza queste cose che qualcuno ha scritto in sovraimpressione, una cosa che io ho sempre pensato, che l'extraterrestre era lui proprio, perché a 102 anni una lucidità del genere non è possibile. Se non per, da uno che comunque ha avuto un contatto che l'ha reso extraterrestre. Mamma mia, e viva la leggerezza di questa pratica, di questa pratica, siamo qua per amare, punto, è vero. Allora, niente, io ti ringrazio, ringrazio te. Volevo, prima della sigla finale, che è sempre quella dell'astronave che arriva di Fausto Pesolella, volevo poi rimettere il disco volante, il video che ho fatto, il video, quelle tre immagini che ho messo sul disco volante, ringraziando Luca Donini che mi ha fatto avere queste perle. Poi adesso Luca, ci lavoriamo su sta roba qui, perché secondo me, ok? Merita, merita veramente. Poi ti manderò anche tutti gli altri brani, ne ho tantissimi, e quindi sentirai la bellezza di queste registrazioni anni 40, 50, 60, insomma, molto molto belli. Ok, allora io saluto Marina, saluto Luca, grazie, metto questa canzone disco volante e poi dopo torno, prima della sigla finale, faccio due o tre riflessioni anche su tutti i commenti che ho letto questa sera e su come, vabbè, ve lo dico dopo. Ciao Marina, ciao Luca. Ciao Red, ciao. Era quasi sera sulla campagna, io e lei passavamo quando... Ritorna alle stelle. Chi è?
questo amico d'un solo momento. Perché, perché questo incontro durato un istante? Fantastico, fantastica, fantastica serata. Vorrei commentare un po' anche questa serata, vorrei commentare un po' anche certi messaggi. Allora, dovete sapere che giustamente Cinzia, credo, ha scritto: sto guardando con attenzione e commento poco. Giustamente, dice, non scrivo commenti. Perché? Perché i commenti... Allora, partiamo da un presupposto. Io sono quello che credo, fin dal 1995, appena arrivò internet, quello che fa più interazioni con le persone che si collegano. Non credo ci sia tanta gente che risponde come faccio io a tutti, eccetera. Però, quando ci sono dei discorsi interessanti, vedere i commenti di gente che si fa i cazzi suoi, fanno delle battute, cioè che, e non ascoltano quello che c'è, e quello che c'è in quel momento. Cioè, io ho lavorato 3 giorni per questo qui. Prima uno ha scritto: era il giorno del mio compleanno, mi hanno messo in stand-by. Ma ti è andata bene, perché al limite voli fuori. Perché? Perché le persone che... vivo sotto il ponte, è bellissima. La moglie di Gaspare vivrà sempre nella casa lì sul lago di Como, prima ho detto lago di Garda, sul lago di Como, e quindi vivrà sempre su questa cosa qui, sul lago di Como. Allora, vero, la chat distrae, esatto, la chat distrae. E hai fatto un lavoro fantastico, sì, però vedere le persone che fanno i cazzi loro, fanno le battutine, dicono: ehi, ciao, come stai? Ma no, ma ci vediamo, ma andiamo a mangiare insieme. Ti girano i coglioni. Perché? Perché se facessimo una trasmissione leggera, allora va benissimo che si faccia, eccetera. Ma invece fare tutta questa roba e poi vedere che ci sono dei discorsi, questi discorsi, quelli che ha fatto Gaspare, quelli che ha fatto Marina, quelli che ha fatto Pier, quelli che ha fatto Luca, sono intensi. Bisogna dedicargli attenzione. Cioè, io non ti sto chiedendo nulla. Se sei qui, non ti chiedo nulla. Non devi pagare, non devi fare niente. Cioè, è un lavoro che ti viene dato. Infatti non ho chattato molto. Esatto, è vero, Giuseppe Laioga. Giuseppe era l'Homer, il cameraman, era uno dei cameraman. Hai capito? Allora, quindi questo è una roba fastidiosa. Che ci sono persone che vengono qui o per fare le battute o per dire hai capito, eccetera. No. Ecco, quindi ci tenevo a dire queste cose, ok? Quindi Red è un fatto di educazione. No, non è un fatto di educazione, è un fatto di ignoranza, è un fatto di stupidità, è diverso, è diverso. Quindi è una roba diversa, non c'entra niente. Davvero tributo pieno di valori. Marina adesso l'ho sentita al telefono, mi ha detto che dice me la rivedrò, ho fatto fatica a non piangere, ma me la rivedrò tutta questa diretta per poter lasciarmi andare. Grazie del lavoro che fai. Non è serata per il cazzeggio, non è una serata per il cazzeggio questa. Non ho commentato perché volevo ascoltare giustamente. La tua offerta al mondo è gigante, non ti curare di chi non comprende. No, non è che non mi curare, concordo, io li metto in stand by. No, io faccio di più. Cioè, quello lì è andato in stand-by
Poi è tornato a lamentarsi e di nuovo a tirare l'attenzione. Ah, oh, ma non mi siete mai. Oggi è il giorno del mio compleanno. Sti cazzi, c'è il giorno del compleanno, vuol dire che hai un anno in più. Se hai un anno in più, devi essere più maturo, devi cominciare a capire. Ok? E quindi questo per me è importante. Bellissima serata, grazie mille per la bellissima serata. Ok? Allora, lo fanno apposta in ogni puntata sempre. Sì, lo so. Però questo significa. Allora. Questi hanno una sfiga che a me non me ne frega niente dei numeri. Cioè io, quelli che butto via, che poi non sono io, ma ci penso Roberta, che è molto attenta, e già c'è una bella interazione, perché quando io scrivo fuori questo è già fatto, quindi, capito? Se uno non è interessato, che ci sta a fare? A rompere i coglioni, la gente vuole il protagonismo. Cioè, parliamo del protagonismo. Se io faccio una critica, ricevo attenzione. Se io vado contro, se invece sto e dico bello, non mi cagano, allora io voglio quel protagonismo. Il protagonismo, per avere protagonismo, non ascolto quello che si dice. Questo è una roba. Quindi ci vuole il protagonismo, anche questo qui. Anche questo. Dove cazzo è questo qui? Questo lo voglio interpretare da Crozza. Ma che cazzo te ne frega di Crozza? Crozza è bravissimo una cosa. Questo lo voglio interpretare da Crozza. Anche sto commento. Che cazzo c'entra? Ragazzi. Oh, anche a me danno fastidio quelli che fanno i cavoli loro. Io non ho ascoltato la TV per vedere la diretta sul grande schermo. L'ho ascoltata nella TV. Esatto. Infatti ignoro l'educazione. Lascia perdere subito la domanda. No! Non è questione di stupidità, grazie siamo me. No, per me è meditazione. La serata è bellissima, molto come. Cioè, questa serata, ok? Un conto è, cioè, ma una volta l'Espanto Right Together era cazzeggio totale, interazione, eccetera. No? Ultimamente ha preso una scia, una veste, in cui viene preparato, in cui si dicono cose che ci fanno crescere, ma cresco anch'io, porca vacca. Cresciamo tutti. Tu, Red, non blocchi nessuno, cerchi di correggere. Alcuni capiscono, lo so. Capito, è stata una serata molto bella, toccante. Una serata come questa è una serata dove te la devi rivedere. Ti devi rivedere più volte, perché c'erano tanti di quei concetti condensati che erano fantastiche, hai capito? Da rimanere a bocca aperta, esatto. Red, io non parlerei neanche di questo. No, ne parlo. Sapete perché ne parlo? Perché poi monopolizzano la chat. Quindi il concetto è quello, che quando uno scrive, gli altri si distraggono e dicono, ma che cazzo di, ma ascolta, sta buono, intanto ti distrai. È questo, hai capito? Quindi, allora, strano non abbiano parlato, vabbè, niente. Marina si vedeva che era molto emozionata. Sì, lo so, l'ho visto Marina emozionata. Grande Red per lei. Oh, vedi, Angelo Dal Pizzol è uno che commenta sempre. Stasera è il primo che leggo. Vuol dire che ha ascoltato. Cosa mi hai scritto? È una sala fantastica. Ho sentito le parole favolose da un signore che non conoscevo. Purtroppo la gente si diverte a romperti le scatole, lasciare, come dicevano i saggi, sulla spalla, a ricordare sull'altra spalla, dimenticare perché non merita di essere nominato. Vedi, Angelo Dal Pizzol è uno che commenta sempre. Quando facciamo We Have a Dream, eccetera, è sempre lì, no? Stasera è la prima volta che lo vedo commentare. Perché? Perché ha ascoltato. Io non giudico il successo di un programma che faccio dai numero dei like, dai numero delle visualizzazioni o dal numero dei commenti. Lo giudico da quanto io capisco che è arrivato di ciò che è stato fatto alle persone. Hai capito? Quindi pensa quanto i cuori hanno vibrato con quanto abbiamo visto e ascoltato. Esatto. Capito? Questo ci tenevo. Va bene, ragazzi. Grande serata, Red, chi vodrà e potrà capire fra gli altri nella spazzatura cosmica. Mamma mia, ciao ragazzi. Per questo tolgo la chat. Ecco, Federica, vedi? Perché alla fine... Hello from Canada. Ciao dal Canada. Bene.
Ragazzi, vi ricordo mio canale Telegram, che adesso quando finisce lo metto nel primo dei commenti di questo YouTube. Mercoledì ci vediamo con il nuovo Roxy Bar, mercoledì sera dalle 21. Hai capito? In serate come questa ho tolto la chat e ho ascoltato e imparato. Difatti, non so se avete visto, ho ricevuto tantissimi commenti, ma ne ho messi pochissimi in sovraimpressione. Perché un commento, anche su nuovo Roxy Bar, vengono messi commenti sopra. Però da un lato è bello, perché è bello che la gente si vede, che commenta, uno legge, però distraggono anche un po', quindi al limite ne verranno messi un po' meno. Perché un conto è quando si dice, ad esempio adesso è cazzeggio finale. Cazzeggio finale, scrivi, io ti rispondo, adesso, capito? Quindi la foto di Gaspar che ti guarda dietro è come dirti grazie che mi hai fatto conoscere. Gaspar, ciao Gasparone. Allora, e quindi bravo, ci vuole coraggio, sono un caffo. No, la sigla mette i brividi, adesso c'è la sigla, che è anche quella. Un saluto dalla Norvegia. La Norvegia, freddo in Norvegia, questo periodo. Questa è un messaggio per tutti, raccontare Gaspar De Rama. Qui c'è un testamento, cioè questa sera noi abbiamo assistito a un testamento, a un messaggio che ci ha lasciato una persona che è volata via. Quindi, ok, io credo che mi scaricherò la diretta perché voglio riascoltare e vedere le cose che sono state dette e raccontate. Guarda quando vuoi. Vi aspettiamo mercoledì alle 21 col nuovo Roxy Bar. Buona musica dal vivo. In altri porti non c'è buona musica dal vivo. E racconti di verità. In altri porti non c'è la verità. Vabbè. Allora, ok, benissimo. Ricorda di dire che hai aperto un canale WhatsApp. Gianluca, l'ho appena detto che ho aperto il canale WhatsApp. Questo vuol dire crescere. Quindi, e adesso accade quello che è accaduto a Gaspare. È arrivata un'astronave. Signore, siamo tanti. I pani sono pochi. La pesca è andata male. Che vieni dalle stelle, di ogni cielo sei il padrone, come ci puoi aiutare? La spiegazione è dentro ai numeri, io di uno faccio mille, e di cinque cinque mille, e di mille un milione. Adesso saziate la vostra fame, e affidatemi il vostro cuore, e le nuvole si aprirono, e un bagliore ci accecò. Poi apparvero due angeli vestiti da lupo, e le nuvole si aprirono e un bagliore ci accecò. Poi apparvero due angeli vestiti da lupo. Signore, non ci vedo, mi mancano i tramonti e il volto dei miei figli. Che vieni dalle stelle, di ogni cielo sei il padrone, mi saprai guarire. Io conosco la materia, dell'ombra faccio luce, e la poso sul tuo viso, e la poso sui tuoi occhi. Adesso osserva ogni colore, e affidami il tuo cuore. E le nuvole si aprirono, e un bagliore ci accecò. Poi apparvero due angeli vestiti da lupo, e le nuvole si aprirono e un bagliore ci accecò. Poi apparvero due angeli vestiti da lupo. Signore, guarda il mare, le onde son montagne e la barca affonderà. Che vieni dalle stelle, di ogni cielo sei il padrone, ci potrai salvare. La realtà in realtà è un pensiero, e se dico al vento fermo, il sole tornerà, la luce arriverà. E adesso proseguite in questo mare, e affidatemi il vostro cuore, e le nuvole si aprirono.
un bagliore si accennò. Poi apparvero due angeli vestiti da nuvole. E le nuvole si aprirono e un bagliore si accennò. Poi apparvero due angeli vestiti da nuvole. E infine disse: adesso devo andare, vi lascio le mie parole, ritorno tra le stelle, dove mi aspetta un'astronave, dove mi aspetta un'astronave, dove mi aspetta un'astronave.